OS version 3.2.2. Restarting system. Streaming data. Entering electrosphere. Message download. User unknown. Ci siamo, sì, ci siamo, ci siamo. Buonasera a tutti, come andiamo ragazzi? Ciao! Bentornati nel mio canale. Ciao bimba mia. E ciao Alfio, buonasera, come andiamo? Ecchite, salve, salve, salve. Come va, va? Tutto a posto? Io ho finito proprio di sistemare le ultime cose per la traduzione, quindi mi sono assicurato che il prodotto funzionasse in maniera egregia. Ciao Giuseppe, buonasera. Buonasera a tutti e due, Giuseppe e Alfio, appunto. Allora, oggi faccio questo annuncio. Sì, oggi giocheremo Tomb Raider 1 Remastered, ma non giocheremo solo quello. Giocheremo anche il secondo e il terzo. È un regalo che mi ha fatto, tra virgolette, Loreta, nel senso che mi ha permesso di usare il software, e io ovviamente adesso l'ho tradotto in italiano, e permetteremo anche di caricarlo su YouTube, anche per avere, insomma, un po' di concorrenza con gli altri gameplay. Ma il primo doppiato in italiano rimasterizzato è veramente carino, a parte alcune cose di cui poi discuteremo qui là. Aspettiamo 5-6 minuti e poi iniziamo, che si riempie un po' Twitch, il canale, e, insomma, voi come state? Tutto a posto? Ti giro un attimo e almeno ti doppio un altro gioco. No, vabbè, qua è stato facile, perché comunque sia, i file erano pronti, dovevano essere solo sostituiti. Se devo essere sincero, quello che ho fatto è stata una conversione dei file audio da WAV a OGG, rieditare i sottotitoli, e poi alcuni nomi di alcuni livelli e di alcuni oggetti. Niente di che. Però sì, sostanzialmente in 2 giorni ho fatto tutto. Ovviamente se non avessi avuto i file pronti ci avrei messo anche un mesetto, se non più. Il fatto è che alcune cose della Remastered mi piacciono veramente tanto, altre cose forse un po' meno, ma ripeto, ne discuteremo in live. Tuttavia è stata una bella challenge, perché comunque sia... dovevo assicurarvi il prodotto finito, e il prodotto finito lo avrete. Sì, c'è il doppiaggio, il gioco è tradotto e doppiato in italiano, come la versione PS1, funziona alla grande. Ora vedrete, ora vedrete. Io ora, ovviamente, questa è una patch preview, vi farò vedere appunto che funziona, ma devo perfezionare delle cose. L'ultima cosa che mi manca è inserire i nomi del nostro team, le persone che hanno lavorato e i doppiatori. Poi potrei rilasciare la patch senza problemi.
E così praticamente abbiamo soddisfatto chi ha la versione PS1 e chi ha la versione PC, che in teoria sono, diciamo, le fette di mercato, comunque sia gli utenti che hanno più accesso al gioco, ecco, sono le ultime versioni, insomma, le versioni più usate, perché poi la remastered comunque sia sta facendo scalpore, sta avendo un ottimo successo, infatti le persone stanno giocando, si stanno complimentando con i creatori, è un lavoro, insomma, fatto in una certa maniera, ma ripeto, non è tutto rose e fiori, e poi discuteremo di questa cosa qui. Però è andata. Ciao Luca, buonasera. Buonasera, come andiamo? Nel frattempo bevo la mia acqua ruscella, tutta deformata, perché io le bottiglie d'acqua, se non le tengo deformate, non le posso avere. Cioè, guardate, poi la svuoto, prende ossigeno tipo. Buonasera. E niente, in teoria non ci dovrebbero essere problemi con i file, perché i file sono nostri. La traduzione dei sottotitoli è nostra. Devo modificare l'exe perché ho visto che nell'eseguibile ci sono i nomi degli sviluppatori, dobbiamo mettere i nostri nomi. No, non è che me li gioco tutti e tre adesso, però li porterò in live, cioè oggi giocheremo il primo, non so se lo finirò, quindi farò magari due parti, non lo so, vediamo. Dipende da quante persone vogliono vedermi giocare online fino a tarda notte, ma dipende anche magari da quando arrivo, cioè dipende da molte cose. Sto facendo qualche esercizio di navigazione, astronomia e stabilità della nave, nel frattempo mi tieni compagnia. Luca, minchia, fantastico, roba seria. Spero di non recarti fastidi. Mi fa piacere che mi tenete anche come podcast, lo sapete che io lo apprezzo. Però sì, in teoria la remastered sta andando veramente forte, la gente lo sta apprezzando, perché graficamente, cioè Aspyr e Crystal Dynamics hanno fatto praticamente quello che volevano tutti i fan, cioè convertire il gioco su macchine recenti con una grafica recente, cioè mantenere la stessa giocabilità ma mettendo in risalto l'aspetto grafico dei giochi di oggigiorno. Tra l'altro è possibile selettare la modalità di gioco, cioè riportarla all'originale del 96 oppure alla remastered con una semplice pressione di un tasto, o il tasto ESC o il tasto START, dipende da se lo state giocando su controller PS3. Tra l'altro una cosa figa della remastered è che non ho bisogno di configurare i comandi, quello, cazzi, mazzi e altre cose, cioè io basta che collego il controller PS3, me lo riconosce in automatico e me lo setta come nella versione PS1. È favoloso per questo. Infatti mi sta venendo da pensare che non lo porterò, cioè la challenge di Tomb Raider 3 sulla versione originale, ma sulla versione remastered, perché comunque sia ha un suo perché, no? È anche un modo per rendere fresco il mio canale su YouTube, perché devo caricare roba anche lì. Anzi, a proposito, mi sono dimenticato che devo caricare l'altra parte di Kingdom Hearts, che è molto importante. Ciao Simo, buonasera, come andiamo? Ciao bello, come stai? Come vi ho già detto, abbiamo tutto in HD, quindi avrete adesso l'interfaccia di gameplay molto più spoglia. Vi faccio vedere cosa intendo. Ecco, vedete che è molto più chiara, più pulita, più estesa. Ora, io devo fare una cosa, questi li devo rimuovere, perché sennò, appunto, l'interfaccia si copre troppo il gioco. Però vi posso assicurare che è tutto pulito, sistemato, cioè molto chiaro, semplice. Magari se un domani qualcuno vuole rivedere il gameplay, può anche, insomma, scartare la chat. No, non sono stanco, sento molto freddo, perché praticamente ho finito di lavorare alla traduzione, mi sono messo a letto 2-3 orette perché veramente sentivo molto freddo, infatti stasera mi faccio un bel bagno caldo se mi è possibile e mi rilasso un po', perché il freddo mi stressa molto, infatti mi sono portato anche il cappuccio. Ciao Silvia, buonasera, come va? Tutto a posto? Salve Natla. sì, perché ricordiamoci appunto che Nisadoro 2 dà la voce a Jacqueline Atla. Ora infatti ora ascolteremo il tutto. Io direi di iniziare, manco a perderci in troppe chiacchiere. Avvio il software e io quello che vi posso dire è: ditemi subito se ci sono problemi con l'audio. Anzi, ho visto che in realtà posso fare un'altra cosa. Modifica filtri, lo facciamo adesso. Guadagno, aggiungi. Io posso aumentare la portata del microfono, infatti si dovrebbe sentire un po' più forte. Così mi dovreste sentire molto più forte, molto più chiaro. Prova, 1, 2, 3, prova. Così mi sentite molto più forte, quindi in teoria quando parlo il gioco non mi dovrebbe coprire. E ora facciamo una prova veloce con,
con l'audio. Beh, era un filtro di Streamlabs che ho visto adesso. Sono arrivato alle miniere di Natra, ma siccome stavo scrollando ho messo da parte TR1 e sono passato al 2. Ecco, la cosa bella di Tomb Raider Remastered è che potete passare da un capitolo all'altro facendo su e giù. Una cosa bellissima, un'altra cosa fantastica. Quindi merita la Remastered, però ripeto, non è tutta rose e fiori. E ora ne parleremo. Avvio il gioco. Ecco fatto. Ciao Deb, buonasera, come va? Vedete tutto? Mi è costato mezz'ora di tempo solo per ritoccare questa grafica. Mi è toccato mezz'ora di tempo. Ciao Lara. Allora, Tomb Raider, versione Remastered. Eh sì, lo so, manca poco per Final Fantasy VII Rebirth. Stavo dicendo, potete passare dalla versione 96 alla versione Remastered con una semplice pressione di un tasto. In questo caso il tasto Start, vedete? Vedete come cambia? Una cosa assurda. I comandi moderni sono terribili. Io... ti riferisci ai comandi tank o ai comandi moderni? Allora, i comandi tank sono quei comandi che appunto muovono la telecamera insieme al personaggio. Versione carro armato, cioè se io mi giro a sinistra la telecamera si gira a sinistra. Ora vi do un esempio. Vi do un esempio di quello che volevo dirvi. Poi altre caratteristiche sono passa l'azione, non ho idea di che cosa sia. Mostra indicatori d'azione, quindi per aiutare i giocatori a trovare le leve più facilmente, gli oggetti, a me non serve perché lo so a memoria. Vibrazione, zona d'ombra per la parte grafica. Poi inverti orizzontalmente, verticalmente suppongo sia per i controlli tank, ma non ne sono sicuro. Io lo lascio controlli moderni e così siamo tranquilli. E poi qua ci sono gli extra. L'ultima cosa che devo tradurre sono i titoli di chiusura. Devo mettere i miei nomi. Tutto qua. Poi ho finito, in teoria poi dovrei fare tipo un eseguibile dove rilascio tutti i file tradotti e così potete giocarlo in italiano su PC senza problemi. Come sempre io faccio il tour prima sulla casa di Lara, voglio farvi vedere come rendono i sottotitoli. No, i controlli moderni sono quelli classici, io li faccio vedere. Io mi ricordo che quelli tank sono quelli che si spostano insieme alla telecamera, l'ho testato poco fa. Faccio vedere comunque sia la casa di Lara, vi faccio vedere i sottotitoli, l'audio. Voi mi sentite bene, vero? L'audio è chiaro, spero di non coprire troppo. Ci hanno un po', diciamo, scopiazzato l'idea, secondo me. Benvenuto. Ti farò un tour guidato della mia dimora. Ed eccoli qua. Ah no, hai ragione. Allora, i comandi moderni sono i comandi tank. Forse hanno invertito, non ne ho idea. Sono i comandi che appunto si muovono con la telecamera. Io prenderò quelli tank, che allora sono quelli al contrario, non lo so. Forse ho capito cos'è. Che tipo, quando metti moderni ti mette il tank, quando ti mette il tank ti mette moderni. Ma che ne so, ma qua hanno sbagliato forse. Ecco fatto. Così insomma uno si muove come nei classici, ecco. Per dirigerti nella sala della musica. Diciamo che l'idea è un po' copiata dalla nostra versione di Tomb Raider 1, okay. Secondo me per PC. Facciamo però qualche acrobazia. È venuto bene. Premi il tasto salto. Adesso premi velocemente il tasto salto insieme ad un tasto direzionale. E io salterò in quel verso. Ora, una cosa che non mi è piaciuta della Remastered. Perdona il disordine, ho imballato alcune cose, ma il fattorino non si è fatto ancora vivo. Una cosa che non mi è piaciuta della Remastered sono i filmati in computer grafica, poi vedrete perché. Cassa e premi il tasto avanti insieme al tasto azione. Così mi arrampicherò sopra. Però potete notare che comunque sia facilmente traducibile, cioè alla fine parliamo semplicemente di file audio. Questa era la sala da ballo, ma l'ho trasformata in una palestra personale. Opinioni in merito? Bene, facciamo qualche esercizio. Però potete notare la qualità delle texture, comunque sia Lara ha altre animazioni. Non è vero che corro sempre dappertutto. Quando bisogna prestare attenzione preferisco camminare. Animazioni prese da Tomb Raider 2 e 3. E raggiungi la linea bianca. E soprattutto adesso Lara ha una faccia dinamica, un viso dinamico. Fai una prova. Cioè significa che adesso Lara sbatte le palpebre, ha un volto più umano, ecco. E tieni premuto il tasto osserva insieme ai tasti direzionali dove intendi farmi guardare. E questo lo rende molto gradevole. Infatti se vogliamo guardare la differenza tra il 96 e il 2024, cioè vedete è abissale, sono due mondi diversi. Due mondi completamente diversi. Tutta un'altra cosa.
È favolosa questa feature qua, questa la devo mettere. Se per saltare, posso appendermi a una sponda ed evitare una essiccante caduta. Cammina fino alla linea bianca vicino al ciglio, fino a che non posso andare oltre. Quindi premi il salto e spingi in avanti. Mentre sono in aria, premi e tieni premuto il tasto azione. Premi su e mi arrampicherò. Ora, vi volevo chiedere una piccola cosa per il rilascio della patch. Voi preferireste applicare una... Arrivare a quella distanza è un gioco da ragazzi. Voi preferireste una patch che sostituisce una lingua oppure una patch che mantiene una lingua? Mi spiego, se io applico questa patch, la lingua inglese, l'audio inglese viene rimosso definitivamente. Quindi poi per ripristinarlo dovete fare ripristina file con Steam, con la funzione di Steam. Oppure va bene così, perché effettivamente se voi dovete giocare in italiano, sostituite la lingua inglese, effettivamente ci sta. No, non ha grosse richieste, perché io comunque ho un AMD Ryzen 7 5007, non ho scheda grafica, va a 60 frame al secondo, è perfetto. Fino a quando non mi fermo. Rilascia poi il tasto cammina e dai un colpito indietro, in modo da prendere la dovuta rincorsa. Premi avanti e premi e tieni premuto il tasto salto. Non salterò fino all'ultimo secondo. Ora vi faccio vedere una cosa, vediamo se ho capito bene. Anche se voi salti non li fate precisi... Ah no, ho detto una cazzata. Ok, allora forse è la mia bravura. Mi sono accorto che praticamente qualsiasi salto io compiessi riuscivo a saltare, cioè anche se non prendevo le giuste misure, l'ara non precipitava, saltava tranquillamente. Però effettivamente forse io perché ci so giocare, ecco. Ho una certa dimestichezza. Sempre un salto con rincorsa. Ah, anche all'anniversario è lo stesso tipo di feature, non lo sapevo. Per farmi aggrappare alla sporgenza. Ci sono comunque requisiti minimi su Steam. Comunque le recensioni sono tutte, nella stragrande maggioranza, positive. Molto positive. Prova a sollevarti qui. Premi il tasto su insieme al tasto azione. Mi ha fatto venire una curiosità. Quasi quasi lo vorrei provare sul portatile anch'io. Lo spazio è troppo ristretto. Dunque premi il tasto destra per farmi scivolare in quella direzione. Quindi premi il tasto su per salire. Ora, voi direte, ma perché hai ritoccato i sottotitoli se erano già tradotti? Perché non combaciavano con la nostra traduzione. Infatti ci sono cose della traduzione della Aspire che non mi sono piaciute per niente. Una traduzione un po' travisata, ecco, aggiungerei. Subito dopo, premi il tasto azione. Mi aggrapperò alla sporgenza per scendere. E quindi io mi sono permesso di sistemarli. Cioè, guardate il volto di Lara, quanto è bello, nel senso com'è dinamico. Così armonioso, ecco, cosa rispetto al primo che magari è un po' più spigoloso. Il tasto salto e i tasti direzionali mi faranno nuotare sott'acqua. Ah, aria. Premi i tasti direzionali per spostarmi quando sono a terra. Premi il tasto salto per farmi immergere. Oppure avvicinati al bordo, premi il tasto azione e uscirò dall'acqua. Somiglia a quello di Legend, hai ragione. Non togliermi questi vestiti bagnati di dosso. Fin qua tutto a posto. Sì, no, ci tengo, Simo, ci tengo assolutamente. Devo essere per forza preciso, perché se tu fai una patch non la fai bene, poi subentrano cazzi, mazzi, persone che si lamentano. Quindi preferisco perderci magari una giornata piuttosto che fare qualcosa di troppo scabroso, troppo vergognoso, e questo crea rogna. Infatti, una cosa che non ho apprezzato nella remastered sono i filmati in computer grafica rimasterizzati con l'intelligenza artificiale. Una cosa che non ho gradito assolutamente. Però vabbè, io che cazzo vi devo dire, questa è il lavoro di remastered. Volendo si potrebbe fare un lavoro da zero, ma niente. Un pollo! Ciao Daniele, buonasera. Buonasera, come andiamo? Tutto a posto? Ora, questo non l'ho tradotto, Imperial Hotel, perché sono infissi nei filmati. Cosa deve fare un uomo per avere le tue attenzioni? È difficile da spiegare, ma tu ci stai riuscendo benissimo. Bene, fantastico. Ma la verità è che non sono io a cercarti. No? No, ma la più presente signorina Jacqueline Nadler, della Nadler Technologies. Sai, la creatrice del cielo e della terra. Taci, Larson. Taci. Signora. Rifatti gli occhi, Lara. Cosa fa risvegliare il tuo portafogli? Mi spiace, ma lo faccio solo per sport. Allora ti piacerà questo grande parco, il Perù.
Vaste catene montuose da attraversare, pareti di ghiaccio a strapiombo, di rupi rocciosi, gelidi e forti venti. E poi c'è questo piccolo gingillo, un antico manufatto con un potere mistico, sepolto nella tomba perduta di Qualopec. Questo mi interessa. Puoi partire domani, se preferisci. Hai impegni domani? Cosa molto carina che hanno fatto è mettere il filmato di computer grafica introduttivo dopo che fai nuova partita. Se l'avessero fatto anche con la nostra traduzione, cioè con la versione PS1, avremmo probabilmente avuto meno cazzi poi con i sottotitoli, però è un po' una cosa particolare che vi dovrei spiegare a parte. Praticamente se io devo richiamare i sottotitoli, dovrebbe richiamarli anche per i filmati di computer grafica. Solo che questo selettore noi l'abbiamo fatto all'inizio, perché appunto tipo nella lingua italiana, anzi nella lingua inglese, i sottotitoli vengono richiamati a prescindere. Ma se avessimo fatto degli sottotitoli soft, cioè non infissi nel filmato, l'avremmo dovuto fare dopo che si è avviato il gioco. Cioè non è proprio facile, perché non va a richiamare alcuni file. Sì, allora, il vantaggio è che innanzitutto hai un approccio grafico migliore, compatibilità, comandi più precisi, c'è la modalità New Game Plus, c'è Unfinished Business, che sono i DLC, appunto è tradotto in italiano, perché magari per PS1 per giocarlo appunto devi fare la ISO, quello e l'altro, quindi magari qui il processo è più semplice, si fa un exe, lo installi, sei a posto. E poi comunque sia ha anche la modalità foto, che è carino, permette di fare degli scatti interessanti. E soprattutto, altra chicca, ecco, la remastered comprende tutti e tre i giochi, sono selettabili facendo su e giù con la freccia direzionale nel menu principale, quindi merita. E come la cosa che mi fa arrabbiare, Luca, è che non è un lavoro amatoriale come il nostro, capito? Cioè dove noi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. Il lavoro fatto da Spire sui filmati in computer grafica è un qualcosa che, insomma, mi ha fatto un po' arrabbiare, perché si capisce, cioè gli artefatti dell'intelligenza artificiale li comprendi, li vedi subito. E loro hanno i file originali, loro hanno tutto ciò che era in possesso dalla core, tant'è che li hanno messo pure nei crediti. Solo che, niente, hanno preferito rimasterizzarli con l'intelligenza artificiale, infatti alcune volte vedi dei difetti grafici non, insomma, abbastanza non indifferenti. Lo so che è un lavoro amatoriale, però sono stati pagati. Sono stati pagati, eh. Sì, lo so, su PC è ingiocabile, invece qua la versione remastered è perfetta, è assolutamente perfetta. Infatti collego il controller, lo riconosce subito, non devo fare nient'altro. Comunque puoi anche mettere i comandi tu manualmente. E c'ha una cosa che mi è piaciuta parecchio, che sono comunque sia i comandi di Tomb Raider 2 che sono stati immessi sul primo. Ad esempio questo salto sembra una stupidaggine, ma mi risulta stracomodo in alcune situazioni difficili di Tomb Raider, soprattutto in un segreto di Tomb Raider 1. Sì, ho capito quello che vuoi dire, che non sono professionisti del settore, sono dei fan, però la differenza qual è? Che la nostra traduzione, ad esempio, è amatoriale e non ci abbiamo guadagnato un centesimo. Il problema è che questa traduzione, questo lavoro di remastered, per quanto sia fatto amatorialmente, è pagato. No, non li hanno trovati i doppiatori originali, non lo sanno manco loro. Infatti sono presenti nella versione inglese due doppiatori, Nathan McCree, che fa padre Herbert, e Shelley Blonde, che doppia Lara. Quindi manco loro sanno chi ha doppiato Tomb Raider. E ripeto, hanno accesso a tutti i file della core. La mia non è una critica nei confronti di un lavoro che poteva essere fatto meglio, però è strano che, avendo in accesso tutti i file core, automaticamente non riescono a fare un lavoro tra virgolette migliore con Tomb Raider, ecco, perché ci saranno dei file in alta risoluzione che poi sono stati downscalati per la versione PS1 o MS-DOS o PC in questo caso. Tutto qua. La cosa buona, ecco, altra cosa positiva, è che si può salvare dove si vuole, non è necessario il cristallo di salvataggio,
Infatti posso salvare anche quando sto morendo, quando sto cagando, quando sto saltando. Problemi non ce ne stanno. Infatti io salvo qua e problemi non ce ne sono. Altra cosa positiva, che ad esempio nei nemici, quelli principali, i boss, hanno aggiunto una comodissima barra nemica per capire appunto quanto manca per finirlo. Tra l'altro vorrei sapere se sono partiti dalle versioni PC o PS1 per fare la remastered PC, ovviamente. Penso che ogni progetto parta da lì. Come quelli convinti che Tomb Raider, il primo, è uscito principalmente prima su Sega Saturn e poi computer. No, Tomb Raider per PC è uscito principalmente prima su MS-DOS, quindi su PC, e poi è stato rilasciato su Saturn. Però la cosa che non capisco è che appunto sono in possesso di tutte le proprietà intellettuali della core design, filmati, sorgente, qualsiasi cosa, però i filmati, ripeto, li hanno rimasterizzati con l'intelligenza artificiale. Esattamente, e questa è la cosa buffa, sembra la versione MS-DOS, ed è strano, però è una cosa carina, è piacevole, veramente piacevole come cosa, perché è ben realizzato, ma soprattutto è istantaneo. Vedete ad esempio l'edera sul muro? Cioè qua è solo una texture, qua invece diventa un poligono tridimensionale, proprio questa edera fisica, non sono solo tanto texture, quindi il lavoro c'è dietro, attenzione, Il lavoro è fatto molto bene. Sì, sulla remaster di GTA molti si sono lamentati. Il fatto qual è? Che quando una persona fa una remastered deve mantenere un certo grado di fedeltà, ecco. Sì, esatto. Ma qualsiasi gioco Simo è un port della versione MS-DOS o PC di un gioco, cioè qualsiasi gioco prima viene sviluppato su PC e poi su PS1. MGS stessa cosa, prima è stato sviluppato su PC perché è da lì che deve girare il software, al massimo viene emulato per testare se effettivamente funziona oppure no e poi viene portato per quella macchina. Sì, ho visto, me l'hanno detto che praticamente hanno perso il codice sorgente della versione PC di Shadowman e hanno usato quella PS1. Vabbè, poco cambia, è sempre la stessa roba, cambiano alcune istruzioni logiche e magari le texture, però c'è da dire anche che la remastered, cioè la versione PS1 di Shadowman, è un po' una cosa scabrosa. Ora voglio vedere se hanno effettuato anche dei fix sul gioco. Ad esempio io mi ricordo che quando camminavo su queste specie di piattaforme cedevoli e premevo il tasto per il passo laterale, l'ara si sprofondava automaticamente e si trovava nella parte sotto. Ah, ecco, non l'hanno corretto. Ok, vabbè. Comodità mia alla fine. Comodità mia, che pazienza. E, tra l'altro il gioco non pesa neanche poco, pesa 4 GB, che c'è stata praticamente una ridefinizione praticamente di tutte le texture e dei poligoni. E certo, con le dovute compressioni magari poteva pesare anche meno, ecco, una mela al giorno. Altra cosa positiva di chi gioca appunto la remastered su PC o su console moderne, perché vi ricordo che è disponibile, mi pare, su PS5, PS4, Switch e altre console, Xbox, sono gli achievement, cioè la possibilità di sbloccare i trofei. Ecco, oggetti raccolti 7 su 7, 3 su 3, 6 minuti e 56, ottimo. Cioè, stiamo andando bene. Sì, anche su Steam ci sono gli achievement, io infatti con i trucchi ne ho sbloccati un po', ma ho usato i trucchi principalmente per capire se la traduzione stava funzionando oppure no. Però un kudos va per gli sviluppatori, per la loro possibilità insomma di far girare un gioco graficamente in maniera deliziosa anche non avendo un PC potente, perché ripeto, io vi ricordo che non ho scheda grafica ma gira a 60 frame al secondo, perfetto, non ci sono cali di frame rate, non ci sono problemi, che alla fine è un gioco molto digeribile, quindi chissà come gira su un PC di scarsa potenza.
Tra l'altro, altra cosa buffa, la traduzione russa di Tomb Raider 1 è ufficiale. È stata ufficializzata, e questa è una cosa strana, perché sarebbe piaciuto ad esempio ufficializzare la nostra di traduzione, però noi rimaniamo umili, noi rimaniamo tranquilli, ecco, e ce la godiamo su PS1, in questo caso per PC, amatorialmente, che dobbiamo fare. Tra l'altro mi ricordo che, a proposito di porte, mi scuso per l'off topic, Code Veronica su PS4 hanno fatto un copia e incolla della versione PS2. Non è proprio un copia e incolla, è che hanno preso i sorgenti e l'hanno rimasterizzato un pochino dal punto di vista grafico e anche dal punto di vista di codice, perché deve essere compatibile. Parliamo di due giochi scritti per due macchine diverse, macchina MIPS e macchina X64, in questo caso uscito per PS3, dovrebbe essere architettura Cell. Però ripeto, ha le sue notevoli migliorie, le texture sono veramente curate, bellissime, cioè ad esempio le texture del livello Palazzo di Mida sono meravigliose, ad esempio qua guardate queste piastrelle che scompongono questo mosaico, veramente molto curate. Cioè il lavoro non è stato fatto solo un copia e incolla, è stato rigorosamente controllato, su altre cose però secondo me potevano fare un pochettino meglio. Beh, con la 3060 Ti in teoria ti dovrebbe dare proprio il massimo della potenza, ma ripeto, non ho scheda grafica, sto usando il processore Ryzen 7 5700G, va fluidissimo, sia a schermo intero che ovviamente a finestra ridotta, l'ho fatto io principalmente per leggere i commenti, però merita. Ora non so a che prezzo sta la remastered del gioco, non so a che prezzo è, però se avete voglia di rigiocare i primi tre capitoli in una chiave rimodernizzata, anche per una questione di compatibilità, la remastered è veramente tanta roba. Infatti, ripeto, già il fatto che funzioni benissimo con qualsiasi controller fa veramente tanto, fa veramente tanto. Un'altra cosa carina, ad esempio, quando si raccolgono gli oggetti non sono più sprite, ma grafica ridimensionale alla Tomb Raider 4. In realtà questa feature è stata immessa su Tomb Raider 3, ma poi è stata rimossa di conseguenza, perché non riuscivano a far sviluppare questa specie di feature. Sì, ma ripeto, io non ho neanche questo, ho solo una scheda grafica proprio integrata del processore, perché è una APU, non è una CPU, ma va benissimo, proprio non lagga a mezzo secondo, è perfetto, non ci sono glitch, non ci sono problemi di emulazione, proprio è perfetto, è un gioco digeribilissimo. Ed è bello anche da vedere, cioè guardate che differenza assurda. Proprio cambia mondo. Cambia totalmente mondo. E secondo me, alla fine, le remaster di alcuni giochi dovrebbero essere così. Sistemare la grafica, ma lasciare i contenuti così come stanno, perché merita, secondo me. Merita molto. Hanno messo anche un piacevole effetto riverbero, quando le stanze sono aperte. Insomma, il lavoro c'è stato. Solo vorrei sapere chi è la Saber, perché è un'altra azienda che ha lavorato in collaborazione con Crystal Dynamics e la Spire, così ho visto nel logo di avvio. Ecco, guardate qua i teschi, queste erano prime tutte texture, cioè erano un miscuglio di pixel assurdi, cioè cambia totalmente, è fantastica questa cosa. In che senso sembra più facile azionare le leve? Oh, devo spingere in avanti comunque sia. Il fatto è che alcune volte questi programmi, queste remastered vengono sviluppate con l'outsourcing, cioè l'azienda principale X dà all'azienda Y, quella che ha il compito di fare il port, di appunto lavorarci su. Ad esempio, Crisis Core per PS4, la versione rimasterizzata,
non è stata sviluppata dalla Square Enix, ma dalla Tose. La Tose è quella che ha sviluppato Code Veronica per PS2. Perché probabilmente per loro non è un progetto che ha bisogno di un budget alto. O comunque sia l'azienda principale sarà impegnata in un progetto ancora più grosso e quindi ha preferito non perderci troppo tempo. Sì, perché le animazioni sono quelle di Tomb Raider 4, quindi di conseguenza non bisogna essere super precisi quando si raccoglie un oggetto. Ora vi faccio vedere, ad esempio qui c'è un medikit grande, vedi? Aspettate, fatemi uccidere questo pipistrello. Ad esempio qua c'è un medikit grande, vedete? Sono distante un po' dal medikit, però lo raccoglie lo stesso. Perché appunto non è più bisogno quella precisione assurda. Chissà se faranno mai qualcosa per Tomb Raider 4, ma penso di sì, amo. Io penso che faranno TR4, Legend, Anniversary e tutto il resto rimasterizzato in HD, sicuro. Cioè non mi sento di lasciarli andare, di lasciarli abbandonare. Chiave d'argento, idolo d'oro. Perché comunque sono titoloni, 4 poi è veramente tanta roba, difficile per chi ama Tomb Raider, quindi è giusto richiamarlo all'attenzione di tutti. Però ho notato che alcuni salti sono molto più difficili del terzo, ho tirato le madonna nel livello del quad. Ah sì? Io non ho avuto la possibilità di dargli un'occhiata, però ci darò un'occhiata, sì, lo vedrò, devo vedere sta cosa, perché il terzo lo devo rigiocare per la challenge. Anniversary non ha senso però, e non avrebbe senso allora per Legend e Underworld, cioè la remastered si fa anche per un aspetto anche di compatibilità, per renderlo anche compatibile, perché questi sono giochi che se devi giocarli nativamente è un problema, è un vero problema. Però guardate che bello, guardate com'è luminoso, prima era scuro e pixelato, cioè è tutta un'altra cosa. Un bel modo di riprenderli, infatti secondo me Tomb Raider Remastered è perfetto per chi vuole riprendere una vecchia gloria di cui non si ricorda nulla e rimmaginarsela così, secondo me è fantastico, tipo che ne sai, ti giochi Tomb Raider 1 vent'anni fa, lo riprendi dopo vent'anni così e pensi, madonna mia, cioè non pensavo fosse così. Non pensavo fosse così dettagliato, così ricco di tante cose. Oh, Ifortex, buonasera, come va? Io vorrei i primi GT4 Remastered, io voglio il primo. Lo sai, Ifortex, come sono, io amo il primo Gran Turismo. Vorrei tanto il primo rimasterizzato, ma Polifoni, non lo so, non è interessata a rimasterizzare Gran Turismo, non l'ha mai fatto e non credo lo farà. Oppure vorrei Omega Boost, che è un altro gioco favoloso che probabilmente pochi conosceranno. È stato forse il primo sparatutto della Polifoni per PS1, il primo e l'ultimo. E sì, le remastered alcune volte fanno più bene che altro, però dipende appunto chi fa la remastered. Ad esempio la remastered di GTA non è stata criticata abbastanza duramente. Tutto bene, caro. A parte il freddo, tutto fantastico. Cioè, mi sto godendo la remastered, è favolosa. Cioè, merita. Veramente merita. Un bel titolone. E ripeto, ringrazio la mia ragazza che mi ha permesso ciò. La ringrazio infinitamente. Io mi sto giocando il 4 all'infinito. Il 4 è infinito, effettivamente. Il 4 è il più lungo degli altri Gran Turismo. È uno di quei giochi che lo rendono rigiocabile in tanti modi. Io, tra l'altro, lo devo riprendere. Sì, Gran Turismo 7 è veramente ben fatto, però ripeto, sono più per le vecchie glorie, per quei giochi che insomma hanno segnato la saga di una saga famosa, ad esempio Tomb Raider 1 Remastered è una grande gioia da giocare. Ma ripeto, non è che si fanno le remastered solo per una questione di grafica, anche per una questione di compatibilità. Perché io sono convinto che Tomb Raider Remastered, ad esempio, giri anche sul computer con Windows XP o che ne so, Windows 7. Cioè, è stato fatto principalmente per preservarne l'opera, per mantenerla funzionale
nel corso degli anni. Anche Grim Fandango, ad esempio, Grim Fandango hanno fatto una remastered, quella è stata una remastered molto importante da fare perché appunto il titolo era compatibile solo con alcuni tipi di PC. Stiamo giocando a nascondino, ma vedi un po', ma vedi un po'. Il 7 manca qualcosa ai single player, i vecchi erano molto più intriganti e difficili. Forse c'è una carenza di intelligenza artificiale, può essere anche questo, certo, assolutamente. Ah, un'altra chicca, a proposito di remastered, mi riferivo ad Alfio che mi diceva per quale motivo dovrei comprare la remastered di questo gioco. Un'altra chicca è nelle cutscene. Le cutscene sono rinnovate, cioè i personaggi parlano, proprio la faccia si muove, apre e chiude la bocca in base a quello che sta dicendo, anche se c'è quell'effetto testa epilettica che non hanno rimosso nel vecchio Tomb Raider. Infatti io e Daniele ne stavamo parlando, e c'è la modalità foto che io ancora non ho capito come cacchio si attiva. Non ho capito, mi sono impegnato così tanto a tradurre che non l'ho spolpato proprio bene come volevo io. Però sì, c'è la modalità foto. E c'è gente che fa delle foto fantastiche, molto carine. Ok, è andata. Qua City of Wilcabamba è favoloso, che l'hanno migliorato tanto. Ad esempio, City of Wilcabamba non c'era un cielo che rifletteva luce, vedete? Guardate che bello. City of Wilcabamba era tutto a sfondo nero. Cioè, l'hanno cambiato totalmente. E questo è carino, molto carino. Io questo li vorrei fare giocare a mio padre, il terzo soprattutto, ma probabilmente mi direbbe: io voglio giocare il quarto, il mio preferito. Ciao Grongo, buonasera. Wilcabamba, le madonne che ho tirato. Wilcabamba, il T-Rex è quello che crea problemi. Mi sono perso Lars. No, non ti sei perso niente. Vabbè, a parte il filmato iniziale, la casa di Lara. Però non ti preoccupare, adesso rimani con me, Gianlu, che ti voglio far vedere una cutscene. Ok, che manca ancora un po', però ci siamo quasi. Tuo papà gioca ancora. In questo ultimo periodo si sta dedicando alla pesca, quindi non ha molto tempo per giocare. Nuova grafica, sì, essendo la remastered è tutta cambiata. Ora vi faccio vedere la differenza tra il vecchio e il nuovo. Una cutscene, esatto, la cutscene. Guardate che bello, il cielo aperto, qualche nuvola, il sole. E questa è la versione originale. Completamente un'altra cosa. Completamente un'altra cosa. Diventa praticamente un gioco totalmente opposto. Devo premere la levetta analogica. Ah, effettivamente premendo la levetta analogica posso vedere Lara. Ad esempio, sparando possiamo notare che scuote la testa o quantomeno chiude gli occhi. Tra l'altro mi sono accorto che qua c'è uno specchio d'acqua e riflette anche le texture, cioè è fantastico. Davvero allergico agli analogici, sì, mi creano problemi soprattutto problemi con i T-Rex. Forse per lui stick a quattro vie e vie Samua. Minchia, gli switch della Samua sono fantastici. Il T-Rex qua muore subito. Nel terzo ci vogliono le bombe atomiche per buttarlo giù. Sì, l'hanno fatto troppo resistente nel terzo. Però c'è anche da dire che il T-Rex di Tomb Raider 3 è lo stesso di Tomb Raider 1. Ad esempio, questo è un sub-boss. Hanno messo una comodissima barra dell'energia. Questo fa capire appunto quanto manca al nemico perché crepi. È andata. T-Rex tinto. Carini anche gli achievement che hanno messo, questi nomi molto user friendly. Entrambe le levette. Ah, ecco. Allora sì, fantastico. Premendo L3 ed R3 si attiva la modalità foto. Che figata. Rotola. Posa. 1, 2, 3, 4. Fighissimo, è fighissimo. Guarda che salta, viso. Ci sono tanti modi, ci sono tanti visi. Questa faccia non lo so, non lo capisco, però è carina. È
fighissimo! È veramente figo, classico 1, addestramento, classico 2, muta, bomber, accappatoio, Nevada, Pacifico, tutta. Non cercate per la modalità nuda perché non ci sta. Ve lo dico subito, ve lo dico subito. Che c'è gente che si aspetta, ma il nude code di Tomb Raider? Non è mai esistito il nude code di Tomb Raider. Lei ha tanti visi, non come me che mi tocca tenermi questo, ti capisco Gronk, anch'io ho un brutto visaccio, però che vogliamo farci? Madre Natura ci ha fatto belli per come siamo, non solo per come è composto il viso. Ah, e come fai a saperlo, eh? Ah, mo, lo so, ho condiviso un video sul gruppo. Ai, 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 non mi crede mai, non mi crede mai. Sì, esatto, è una leggenda, Lara svestita, ecco. Non mi piace dire nuda perché fa un po' troppo rozzo. Per quella versione rivolgersi a Nexus Mall. Ehi, ehi, Daniel, ehi, 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 queste informazioni, ehi, sei molto informato. Non c'è nulla sulla remastered, io lo so, ti sto dicendo, ho mandato un video sul canale del doppiaggio. Sì, i segreti non li hanno cambiati di posto. I segreti sono sempre gli stessi. E ci sta, carino. È carino, anche perché comunque sia, se uno non ha rigiocato Tomb Raider da molto tempo, è come se non sapesse appunto dei segreti. Ora col te. Ma che cosa ho fatto io? 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 Ma c'è gente che proprio si accaniva con la nude code. Tant'è che pure Core Design ci ha fatto anche dei trivia, si è messo a divertire. Si è divertita con questa cosa del nude code. Ah, tra l'altro devo dire che l'intelligenza artificiale è più aggressiva nella versione remastered. Molto aggressiva, aggiungerei. In realtà non lo so, ma mi ci gioco un braccio, effettivamente moddare un gioco non è difficile come una volta. Infatti io penso che questo gioco verrà moddato parecchie volte. Dammi, per quanto riguarda i bug originali, qui sono stati sistemati, ricordo che i segreti che non si segnavano nei blocchi del gioco, se premevi il tasto quando guardavi la usavi la chiave tip. Allora, ho visto ad esempio un bug quando c'è una piattaforma cedevole, che tu lo puoi bypassare facendo un salto laterale, non l'hanno corretto. Quindi secondo me hanno proprio preso il sorgente e hanno sistemato poca roba. Ripeto, come dice Loreta, è un lavoro fatto dai fan. È un lavoro fatto dai fan, però ripeto, una cosa che a me non mi piace molto è i filmati in computer grafica. Ho bisogno della mod di Sofia per la remastered. Hai capito? Hai capito, mamma mia. No, vabbè, ma io l'idea di rivedere Tomb Raider 3 con le cutscene remasterizzate, io non ho visto niente della remaster di Tomb Raider 3. Ma l'idea proprio di rivederle rimasterizzate con le facce che si muovono, con i volti che sono più dinamici, mi emoziona parecchio. Infatti non vedo l'ora. Oh merda! Ecco, la combinazione del quadrato più cerchio, cioè del salto rovesciato. Questo mi risulta molto utile, che poi secondo me questa remaster sarebbe un buon modo per chi si avvicina per la prima volta al titolo. Infatti, ottima osservazione Simone, per chi non avesse mai giocato un Tomb Raider e vuole farlo in una chiave un po' più moderna, questa è un'ottima occasione. È un'ottima occasione, per questo hanno messo la modalità tank, che qua vengono chiamati stranamente tasti moderni. Infatti, Giallo, non ti ho fatto vedere la modalità tank, cioè praticamente la modalità tank consiste che nella telecamera segue i tuoi movimenti, vedi? Di com'è strano. Anche i tasti sono diversi. E io ci ho provato con la modalità tank. Non riesco. Non riesco. Non riesco proprio. Non riesco proprio. Spero abbiamo sistemato il missaggio fra effetti sonori e musiche. Si fa impressione perché tu vedi Lara muoversi velocissima e non capisci che cazzo sta facendo. Anniversary mod. Bravo, bravo. Si sono ispirati alla modalità Anniversary, che Anniversary aveva degli eccellenti comandi. Ancora non so come l'hanno rimasterizzata Sofia League, ma spero sia figo. Ma anch'io, veramente, io non, anche se è un gioco che conosco, preferivo non guardare niente della remaster, perché appunto se lo dobbiamo portare insieme, facciamo che la sorpresa sia vera, sincera. Quindi io non ho visto niente, non mi sono spoilerato niente, mi sono spoilerato qualcosa di Tomb Raider 1 per testare le cutscene in game, cioè per
gli audio doppiati, però per il resto veramente non so niente. Eccellenti, ma salti pessimi. Oddio, non lo so, alcune volte la modalità di Legend risulta più precisa rispetto a quella del primo Tomb Raider. Sono al reparto massima di sicurezza, però la bello, le minchia, io mio padre glielo farei riscoprire. Mio padre si incazzava. Si incazzava perché noi avevamo un TV difettoso, quindi aveva problemi con la luminosità. Il livello era già poco luminoso di suo, quindi insomma è un po' un problema giocarselo senza imbattersi in qualche trappola, in qualche fossa, in qualche precipizio. Però ce lo siamo giocati, quindi mi piacerebbe proprio rigiocarlo con lui, ma sono dell'idea che aspetti il 4. Legend non lo reggo come gioco, Anniversary mi piace un sacco, ma sai, Legend è bellissima invece, è molto carina. È stato uno dei primi giochi che giocai sul mio PC, perché appunto non avevo PS2, tra l'altro Legend lo comprai, masterizzato, ma lo comprai, e mi piacque molto, lo finì più volte, mi piacque molto, anche se non sentivo quel feel di vecchia Tomb Raider. Sì, Gianlu, giocarsi più e più volte lo stesso titolo alla fine ti aiuta, perché... in questo caso, poi, insomma, sviluppi la memoria muscolare. Ripeto, i comandi sono gli stessi. I comandi sono gli stessi. È semplicemente rimasterizzato in HD. Guarda che bello, Gianlu, guarda che bello. Guarda che cielo, guarda il sandbox. Favoloso. Ora passo alla versione originale. Un altro gioco. Guardate che bello. Veramente carino. Cioè, uno potrebbe fare una foto così. Cioè, è fantastico. Uno si può divertire tantissimo con la fotocamera di Tomb Raider. Skybox, scusami, sandbox è un'altra cosa. Mi sono un po' confuso, giusto? Lo skybox, che è praticamente il cielo che abbraccia un livello, in questo caso una struttura. Lo skybox. Ah, tra l'altro, ripeto, una cosa che non mi è piaciuta molto della versione remastered, purtroppo, è la traduzione. La traduzione di questo gioco in alcune parti, in alcuni piccoli momenti, è stata fatta in una maniera abbastanza approssimativa. Ora, non per spoilerarvi, ad esempio, la frase finale del gioco di Natla, però è l'esempio più lampante. Tipo, sapete che nella versione appunto originale lei dice non ti sbarazzerai così facilmente di me, della mia stirpe, Lara. Ecco, nella versione remastered loro hanno tradotto non ti sbarazzerai mai di me, dei miei cuccioli. Oppure, esatto, bravo Simo, minchia, lo stavo per dire io. Cioè, loro hanno tradotto Skion in medaglione. Ma perché? Ma perché? Se è nato Skion, fallo morire Skion. Cioè, se quello si chiama Fabrizio, non lo fare morire Franco. Si chiama Fabrizio. E infatti mi sono permesso di sistemarlo. Fortunatamente i file sono accessibili in un TXT. Li ho modificati e funziona. Però veramente Skion medaglione? No. Fai al massimo medaglione Skion, dagli un attributo. Sì, ovviamente un saluto a tutti Fabrizio e Franco, che a me non mi hanno fatto mai niente. Anzi, quelli che si chiamano Fabrizio e Franco di solito sono super simpatici, quindi ciao Fabrizio, ciao Franco, non so chi sia. Ah, Fabrizio è mio compare, cioè no, anche non mio compare, mio padrino, mi ha battezzato da piccolo. Un abbraccio a tutti, Gianluigi. Ecco, Gianluigi è un nome che io vedo, sento poco, e a me spiace perché le persone si chiamano Gianluigi, hanno una testa che gli funziona veramente da Dio, sono favoloso, sono una persona al bacio. Iscrivetevi al loro canale, iscrivetevi al canale di Franco e Fabrizio che fanno delle pizze al bacio. Ad esempio qua c'è un bug che se voi inserite gli ingranaggi e attivate la leva non girano, non si triggera e si blocca, va in soft lock. Spero l'abbiano sistemato perché appunto è un problema. Non solo, nella versione originale non tutti gli ingranaggi si muovono, anzi alcuni si vanno in verso contrario. Vediamo se è vero. No, non l'hanno sistemato, i ingranaggi si muovono sempre in una parte completamente opposta. Però vabbè, dai, apprezziamo queste cose, comunque sia che li abbiano animati in una maniera migliore. Ah sì, significa mente acuta. Mia madre allora sicuramente non conosce il termine, perché ogni volta mi chiama testone, sbadato, dormiglione, vedi poi tu.
Esattamente, sono tipo RNG. Gian Mario e Gianluigi Bros. Minchia, sarebbe figo, potremmo farci un film. Ora, a proposito di film, io adesso sto aspettando trepidamente l'anime che uscirà su Netflix, perché fra poco uscirà l'anime ufficiale di Tomb Raider, tra l'altro fatto da uno studio giapponese. Sono aggettivi che non hanno nulla a che fare con l'intelligenza. Infatti io non mi sento, non mi reputo una persona intelligente, anzi mi reputo una persona più che intelligente e sbadata. Sono proprio spinto dalla voglia di non di sbagliare, di fare tutto in maniera precisa e poi sbaglio. Miserabilmente sbaglio, sbaglio qualsiasi cosa e quindi per me è un problema. Sbaglio sempre. Cerco sempre di dire, no, oh, questa volta non sbaglio, devo fare attenzione, e poi sbaglio tutto. Sempre. Però questo salto al rovescio, secondo me veramente mi aiuterà tanto. Sai come penso io? Prendere il segreto a St. Francis Folly, tra l'altro loro hanno tradotto Capriccio di St. Francis, ma noi l'abbiamo lasciato originale per mantenere appunto la fedeltà dei nomi e anche per i fan. E vediamo un po', insomma, come va. Io già, se ce la fai, ti voglio far vedere una cutscene del gioco, almeno una, perché devi vedere che lavoro hanno fatto. Se rompe il gameplay, effettivamente rende più facile situazioni molto difficili all'epoca. Però da una parte si sono detti, se l'engine è lo stesso per tutti e tre i giochi, che senso ha fare delle limitazioni nel primo e poi rilasciare tutto nel secondo o nel terzo? Poi non è tutto l'engine, ad esempio dal terzo in poi ti puoi sgattaiolare, ad esempio, puoi sgattaiolare. Ma nel primo non è possibile farlo, infatti sto premendo il tasto L2 e non succede niente. Quindi sono piccole migliorie. No, ma chi ha Resurrection che non vi piace? Ragazzi, Resurrection è favoloso, anche se è triste. Ah, Resurrection, no, Resurrection non è piaciuto anche a me, mi sono confuso con Revolutions. No, Resurrection non mi è piaciuto, lo devo rivedere. Ammetto di averlo visto in una qualità abbastanza scadente. Se avete capito, avete capito, se no niente. Ora salvo. Ma non mi ha fatto impazzire. Revolution invece è fantastico, quello che volevo dire io. Capriccio di San Francesco è il pazzerello. Ma proprio il capriccio è inteso come un qualcosa, un'opera comunque sia, che non rispecchia le regole dell'architettura. Un capriccio, qualcosa di, non dico allegro, di vistoso forse, vogliamo dire così, vistosi? Bravo, l'ho visto nel garage del cugino, Luca mi ha capito, ma l'ho visto nel garage del cugino. Non mi ha fatto impazzire, però è stato bello rivedere Keanu Reeves, Carrie Anne Moss o comunque sia altri personaggi tornare nella remastered, ecco, cioè sì, nella remastered, nel film. Scusate, mi è entrato uno schiono in gola, non riesco a parlare. Il carpaccio di San Ciccio, bello, dopo essermi imbattuto nel carpaccio di San Ciccio, nuove tentazioni mi tormentano, serpeggia fra i miei fratelli. L'idea che sotto al monastero siano nascoste tipo le riserve di salame. Castlevania l'ho visto. Mi piace molto l'anime di Castlevania. È fantastico. È stato fatto con cura. Ecco, non tutte le serie TV ispirate ai videogiochi, che siano anime o in real life, quindi moderne, sono un gran male. Però sono rare anche quelle fatte bene. Oh. Ma voi lo immaginate i salumi appesi tipo nel monastero, belli, essiccati, una bella salsiccia essiccata, me la mangerei. Anche quello con Richter, no, quello con Richter e Maria lo devo vedere, Maria Belmont. Ad esempio, io ieri riguardavo uno spezzone di Resident Evil Welcome to... com'era? Ah, Welcome to Raccoon City. Di una merdosità, ma voi dici, ma chi è che ci ha lavorato? Chi è che ci ha lavorato? Santino della salumeria, veramente. Uno che si diverte, che ne so, a spappolare le carni e basta, ma che non sa un cazzo di come funziona il film. Quello veramente assurdo. Ciao Christian, buonasera. Eh sì, lo devo portare. Devo portarlo, la remastered. Devo portarlo. Ragazzi, non, se non lo porto io, che sono appassionato di Tomb Raider, che lo deve portare? Come stai? Tutto bene? Ecco, quella di One Piece non è piaciuta a tutti. Dipende da come la vedi.
Oggi tanta gente, sì, perché la remastered è fresca fresca. È uscita circa una settimana fa. Meno di una settimana fa, è uscita il 14. Noi siamo al 24. Quindi la gente si interessa, certo. Fa piacere comunque sia rivedere certi titoli rimasterizzati. Fresca fresca, esatto, freschissimo. No, no, aspetta, aspetta, aspetta. Questo lo devi riportare là, bravo. E quello devi riportarlo da un'altra parte. Sono, mi sono bloccato. Fresca fresca, perché ho sbucciato io personalmente Ievi Seva. Perché appunto la traduzione la dovevo sbucciare io personalmente Ievi Seva. Ho fatto pure un video dove cercavo di tradurre il gioco. E ripeto, traduzione fattibile, ma perché è tutto in formati e estensioni che sono comprensibili anche a un normale utente. Sì, no, vabbè, allora i film di Resident Evil sono tutti un cringe, verissimo. Però il film del primo Resident Evil, che è uscito nel 2000, della Constantin Film, è molto meglio di quella merda di Welcome to Raccoon City. Welcome to Raccoon City, ragazzi, è stupido da morire. Traduzione, sì, esatto, già lo hanno fatto la stessa cosa nostra, si sono fatti un file per i sottotitoli. Prima del testo mettono il timing e non devi mettere timing di inizio e timing di chiusura, basta il timing di inizio, perché se c'è un altro sottotitolo, in quell'arco di tempo si fa una sottrazione e si calcola dove chiudere il sottotitolo. Cioè, hanno fatto come noi, però magari in una chiave più moderna. Ovviamente sono architetture diverse. Il font è loro, è in formato DDS, formato solo apribile con un plugin specifico. Infatti ho messo il logo Load War Team, giallo, non te l'ho fatto vedere, ma ho messo il logo Load War Team a inizio schermata. Anzi, te lo faccio vedere subito, dai. Ah, mi spiace che hai avuto l'influenza, Christian, mi spiace tanto. Come ti senti, meglio? No, Apocalypse è un tracollo. Infatti Apocalypse quando uscì io è stato un evento raro. Allora, ragazzi, sto chiudendo il gioco solo per far vedere al mio amico Gianluigi che ho tradotto anche le varie schermate. Ti faccio vedere, io apro il gioco. Parte il disclaimer, eccetera, eccetera. Logo Crystal Dynamics Aspire l'ho messo in un'unica foto. E poi ho messo il nostro logo, Load War Team Presenta. Perché secondo me ci stava. È giusto dare credito alle nostre traduzioni. Ci stava. Però adesso quello che devo fare è mettere i crediti, cioè mettere chi ha lavorato nel progetto in italiano sui crediti. Però sta nell'eseguibile. Devo estrapolare quel testo dall'eseguibile e inserirlo. Come inserite il logo? Allora, il logo l'ho inserito così. Ho aperto il file DDS con un plugin che mi ha consigliato Solid Snake, appunto. Poi, che ho fatto? L'ho aperto e ho mantenuto l'indice di compressione. Deve essere indice di compressione DX10. Perché se tu metti indice di compressione DX5 o DX8, il gioco non te lo legge. Proprio va avanti. È come se il file si corrompesse. L'header è importante. Quindi mantieni tu quell'indice di compressione che è RGB 8-bit. Quindi lo salvi sempre in DDS. E niente, il gioco lo riconosce automaticamente. Non ci sono problemi, è fattibilissimo. È assolutamente fattibile. E DDS sono tutte le texture, il logo. Infatti l'immagine che ho usato per fare la presentazione della live l'ho estrapolato proprio dai file DDS. Io ho scoperto questa cosa perché me l'ha detto appunto Snake. Me l'ha detto Snake, perché sennò non ci sei arrivato facilmente. Però ho visto DX, DirectX, e quindi hanno usato questa codifica, perché da quello che ho visto usa l'RLE, se non sbaglio, il Run Length Encoding. Infatti è una compressione molto efficiente, anche se è a 8-bit RGB la qualità dell'immagine è massima. Probabilmente hanno preferito così per evitare mod o modifiche varie, non ne sono sicuro. Ah, ma ancora manca un'altra cosa. Come va? Tutto bene? A parte il freddo tutto bene, dai. Si va avanti. Comunque a me, ragazzi, piace tantissimo la remaster. Ripeto, per i filmati in computer grafica vorrei fare di più, ma quello che possiamo fare è magari prendere ogni singolo frame, curarlo, sistemarlo, ma è una cosa proprio difficile. Servirebbero proprio i file sorgenti dal gioco e rimasterizzarli. Sì, dopo questo livello c'è una cutscene in game. Ora, non vi ho fatto vedere un'altra cosa. E qua bisogna fare attenzione, mi riferisco a quelli appunto che magari non sono italiani ma sono cinesi o giapponesi. Allora, i sottotitoli sono disponibili in quasi tutte le lingue, però i sottotitoli, cioè anzi la lingua, non corrisponde anche al doppiaggio. Esempio, io adesso sono in lingua italiana e adesso vado in lingua, che ne so,
Vinciling, ok, lingua cinese, a parte gli scherzi, lingua cinese. Uno potrebbe pensare, ah, ma quindi c'è anche il doppiaggio in cinese? No, quando non è disponibile un doppiaggio in quella lingua, viene ripreso quello inglese, ok? Quindi doppiaggio inglese come base, sottotitoli poi nella lingua che poi vi interessa. Questo non ho idea di che cacchio di sottotitoli sia, ad esempio, che ne so, questo dovrebbe essere greco? Magyar, no, non so che lingua sia, però olandese ad esempio, non ci sono questi doppiaggi qui. Proprio i doppiaggi che ci sono ufficialmente sono inglese, francese, tedesco, russo e giapponese, basta. Non c'è nient'altro. E poi la nostra, ma non è un doppiaggio ufficiale, appunto. Esatto, a me fa piacere che appunto abbiano messo molto sottotitoli e quindi è accessibile a tutti. Solo che magari uno potrebbe pensare, minchia, c'è il sottotitolo in greco, allora c'è anche il doppiaggio in greco. No, assolutamente no. Non c'è proprio, non ci sta proprio. Infatti ogni volta che mettevo la lingua cinese mi partiva il doppiaggio in inglese. Ma la remastered l'hanno fatto da... l'hanno annunciato almeno da un anno. Cristian, l'hanno annunciato da almeno un anno. Una cosa inaspettata. Io pensavo magari ci avessero giocato due o tre gatti. E invece su Facebook, su Instagram, su YouTube, molti stanno giocando la remastered. Proprio è un prodotto che è piaciuto a tantissime persone. A me questo fa piacere, Si traduce praticamente, si rispecchia in un lavoro ben fatto. Però, ripeto, ci sono cose che magari mi piacerebbe migliorare un domani. Allora, il problema è questo, Gianlu, se tu metti la lingua italiana, come ho fatto io, ok, con tanto di doppiaggio, scarti automaticamente l'inglese. Perché io quello che vorrei fare è questo. C'è la cartella N su Trax e la cartella IT. Praticamente, doppiaggio in italiano non esiste, l'audio lo va a prendere da quella inglese, quindi base inglese, sottotitoli in italiano. Quindi se io con la lingua, col doppiaggio italiano vado a sostituire il file in inglese, rinuncio automaticamente alla lingua inglese. Proprio come doppiaggio e come tutto. Capito? Solo questo. Praticamente dovrei reindirizzare all'eseguibile che tipo le tracks le deve prendere dalla cartella IT. C'è la cartella IT all'interno del gioco, ma è vuota, non c'è niente. Probabilmente saprà cosa fare, probabilmente sì, infatti vorrei chiedere a lui. Ma ho fatto una cazzata, mi sa. Vediamo se muoio o se ce la faccio. Dio mandamela buona. Ok, ce l'ho fatta. Guarda, proprio questione di pixel perfect. Dovrei chiedere a lui appunto per vedere come ha fatto. Però comunque sia, tutto sommato, è migliore del Tomb Raider originale anche dal punto di vista grafico. Basti vedere appunto le illuminazioni più dinamiche. Soprattutto più arricchite. Tipo, questa noi la vedevamo così. La possiamo vedere così. Cioè, guardate che bello. Lo scheletro di T-Hokan. Molti dettagli che prima magari non si notavano. E qua c'è la mummia che ancora mi sta fissando. Oh mamma, una mummia. Fa cadere uno dei guardiani di Qualopec. Ah, ok, va bene. Questo era un trofeo. Ok, ottimo. Ok, adesso prendiamo il medaglione. Che noi abbiamo tradotto Skion perché il doppiaggio parla solo ed esclusivamente di Skion. Lo sto giocando su PC grazie alla mia ragazza. Aspettate un attimo. Facciamo passare il masso. Il masso è veramente un masso, non è proprio circolare come una palla. Insomma, il lavoro l'hanno fatto e come. Un'altra cosa che vorrei sistemare, ad esempio, quando apri il menu, l'audio non va in pausa. Viene eseguito lo stesso e uno si perde praticamente il sapore di quella traccia, il gusto, l'ascolto. Io prevedo comunque delle patch fix, probabilmente faranno delle patch fix per sistemare delle cose. Ok, codice del Perù, scopri tutti i segreti in Perù, ma io li so tutti i segreti di Tomb Raider. Probabilmente anche i puntatori sono stati sistemati su Tomb Raider, quindi è possibile scoprire tutti i segreti, senza che magari ne tralasciate qualcuno, quantomeno li raccogliete e non ve li segnala. E vi ricordo, è disponibile su PC, PS4, Steam, Deck, ovviamente che sarebbe sempre PC, e poi Switch. Ecco, Gianlu, qua c'è una cutscene, ragazzi, ora ve la faccio ascoltare. Faccio vedere come risulta con il labiale che si muove.
Da notare che appunto la barra rimane a un quarto perché lui sopravvive. Bene, adesso è la mia totale attenzione. Ma non credo di avere la tua. Pronto? Ti prenderò e ti accopperò dentro una stalla. Certo, come no. Sì, tu e quel dannato pezzo dello schirm. Vuoi tenertelo tutto per te? Te lo prenderò immediatamente. Un momento, stiamo parlando proprio di questo artefatto. Sì, e vedrai come te lo farò ingoiare. Aspetta, scusami, hai detto quel pezzo? Dove sono gli altri? La signorina Natla ha messo Pierre Dupont alla ricerca degli altri pezzi. Dove si trovano? È svelto, al contrario di te. Quindi tu pensi di farmi perdere tempo in chiacchiere? Non so dove siano quelle sue gambe dalle prottole. Dovrei chiedere direttamente alla signorina Natla. Se notate i problemi di sync con le labbra. Grazie. È normale, ora vi spiego. Lo farò. La versione giapponese è anche peggio, perché tipo quando parlano nella versione giapponese tipo un tizio è incazzato e parla Lara. Noi abbiamo fatto un lavoro decisamente migliore. Però potete notare che appunto nelle cutscene in game i personaggi aprono e chiudono la bocca. Sì, le animazioni sono molto meglio qui rispetto al terzo, perché probabilmente la testa viene scossa un po' meno. Viene scossa molto molto meno. Però ripeto, ci sono cose da sistemare. Prevedo delle patch fix. Ora, qua, come vi ho già detto, i filmati sono stati tutti rimasterizzati in computer grafica, cioè con l'intelligenza artificiale, scusate. E qua non si notano i dettagli dell'intelligenza artificiale. Però in altri filmati sì, tipo nel Canyon si nota come. Esatto, è stato tarato per l'inglese. Cioè loro non hanno detto facciamo un labiale un po' simile a Tomb Raider 4. Cioè Tomb Raider 4 appena rileva un movimento, cioè uno spettro di voce, apre e chiude la bocca. Invece l'hanno tarato solo per la versione inglese, quindi alcune cose non corrispondono. Però ci sta, cioè il sync è non molto preciso. Trasferito a San Francisco. Non precisissimo, ma molto preciso. Tentazioni mi tormentano. Serpeggia tra i miei fratelli. L'idea che sotto il nostro monastero sia sepolto il corpo di Tihokan, uno dei tre leggendari sovrani del continente perduto di Atlantide. E con esso giace il suo pezzo del medaglione Atlantideo Schion. Ecco, medaglione Atlantideo, non medaglione. Al fine di limitare il suo terribile potere. Un potere. Ecco, un'altra cosa che ho notato. La mia anima da mortale vacilla al sol pensiero di essere vicino a tale tentazione. Ogni notte lotto contro me stesso per liberarmi da queste fantasie. Ma sono sicuro che anche questa sia una prova. Pierre, usa il cestino. Avete notato che le scritte del libro di padre Herbert erano sbiadite, più sbiadite rispetto all'originale? Perché hanno abusato dell'intelligenza artificiale. Quindi è una cosa che vorrei sistemare. Ma a parte questo, cioè, tradurlo è possibile. È possibile tradurlo in qualsiasi lingua. Secondo me l'hanno fatto in maniera tale appunto per renderlo traducibile in qualsiasi lingua. Perché i filmati hanno praticamente audio e video separato. I filmati sono in formato OGV, cioè solo video. L'audio viene prelevato da un'altra traccia. Avranno creato un player apposito per fare ciò. Se no, ogni cacchio di lingua si doveva avere un proprio filmato in computer grafico, un casino. Le animazioni facciali sono modellate perfettamente con i veri doppiaggi. Certo, è un gioco con una chiave più moderna. Qua hanno preso proprio il motion capture del primo gioco e l'hanno rimasterizzato in HD. Credo faccia uso di intelligenza artificiale, in quel caso a fin di bene, se la riproduzione labiale è precisa è a fin di bene. Qua invece, ripeto, è difficile, si dovrebbe capire come funziona appunto il labiale e lavorarci su. Perché alcuni formati di questo gioco remasterizzato non sono gli stessi della versione PS1 PC. Tipo i file PHD, i file PC, i file poi sono in formato CAT, non mi ricordo. Cioè hanno dovuto fare delle modifiche per renderlo più moderno, come è giusto che sia. Ma ripeto, ci sta, ripeto, il lavoro è fatto bene. Anzi, io ringrazio quell'artista polacco che ha deciso appunto di rimasterizzare tutte le schermate di caricamento, tutte le texture e anche il volto di Lara, perché ha fatto un lavorone della Madonna. Ha fatto un ottimo lavoro, secondo me lui combinato al lavoro di Lito per Zeito
Sarebbe stato pazzesco. No, ma il lavoro sulle texture non è affatto banale. Vi vorrei fare vedere qualcosa adesso su Photoshop. Ma sono texture molto dettagliate. Ecco, lui è Pierre Dupont. È migliorato parecchio, migliorato notevolmente. È diventato proprio un'altra persona. È proprio una bella presenza, oserei dire, sì. No, mo però. Cioè, si vede che è dettagliato, è ricco di particolari. Quindi secondo me la remastered è proprio questa doppia funzione: rinnovarne la grafica, perché è quello, a cui, quello di cui aveva bisogno, ma soprattutto mantenerne l'originalità. L'immortale Pierre, esatto. Ma secondo me lui proprio ci fronteggia, ci sbeffeggia solo perché ha voglia di farlo. Ecco, nella versione originale del gioco si menziona, cioè lui menziona Larson come Pierre, cioè lui Larson, scusatemi, sono un po' imbrogliato per l'emozione. Stavo dicendo, Larson nominava Pierre come gambe da leprotto. Ecco, questo è un dettaglio che è stato stranamente rimosso nella versione remastered. Dice semplicemente non si sa dove si trova, basta. Non si sa dove si trova e basta. Ad esempio, anche Larson usa termini molto scurrili, tipo troverò lo schiuno e te lo ficcherò in quel posto. Ma perché me lo ficcherai in quel posto? Non dice così. Dice semplicemente che ti piglia e ti accoppa, cioè nel senso ti ammazza. Sì, col labiale un po' a parlare mi sono ingarbugliato, chiedo scusa. Purtroppo mi capita. Quando voglio dire una cosa, il cervello va più veloce della mia bocca e capita questo. Ad esempio, giallo, un altro bug, vedi qui? Qua c'è una piattaforma cedevole. In teoria, se mi lascio cadere, muoio, mi faccio un gran male. Ma, se premo il tasto laterale, vedi? Sprofondo prima della piattaforma cedevole e non mi succede niente. Questo è un bug presente già nella versione del 96. Sì, là, quello è un segreto abbastanza particolare, Grongo, non è facilissimo. Sì, però, secondo me i dialoghi dovevano essere un po' più cartoneschi, ecco, perché Larson è un po' visto come un imbranato, come un cretino, scusate il termine cretino perché può risultare offensivo per la community di Twitch, e quindi hanno messo ti prenderò e ti accopperò dentro una stalla, oppure se ti piglio ti faccio vedere i sorci verdi, vedi un po' tu, proprio là hanno messo te lo ficco nel Q trattino di sospensione. Ma non so se il testo diceva letteralmente così, a me sembrava più una minaccia leggera, non penso che Larson sia un assassino proprio facile, non è tipo Coldo di Legend. Coldo di Legend ad esempio è diventato un assassino brutale, infatti non su Legend, scusami, su Anniversary lui dice il piacere di uccidere la prima volta è fantastico. Infatti quando ho ascoltato Coldo la prima volta su Legend ho detto ma questo chi cazzo è? Vediamo se riesco con le nuove meccaniche a fare tutto. Sì, ce l'ho fatta ragazzi, con le nuove meccaniche ho estratto pure le pistole. Ce l'ho fatta ragazzi. Avete visto cosa mi è servito quel salto rovesciato? Per prendere più facilmente il terzo segreto. Anzi, il primo segreto. Sì, è uscito quest'anno, ma è stato annunciato molto tempo prima. È uscito molto tempo prima, Christian, è stato annunciato da un bel mese. Ho fatto una cazzata perché tirando l'acqua non posso più prendere il secondo segreto. Vediamo se la posso far ritornare. Sì, meno male, dai. Non è un trigger definitivo, almeno questo. Aia, mannaggia loro. Ok, ho preso il secondo segreto, fantastico. Tra l'altro qua io ho tradotto... che ho detto? Ho detto quello, non è stato annunciato tipo chissà quanto tempo fa, l'anno scorso, da molto tempo fa, nel senso... Aspetta, scusa mo. Ma questo è un easter egg! Ehi, aiutatemi un attimo, come si chiama questa loro qua? Aiutatemi un secondo. Come si chiama questo quadro? Io lo conosco, ma non mi sta venendo il nome. Ehi, questo è un easter egg. Ma che cazzo, ma perché l'hanno messo?
Come si chiama questo quadro? La ragazza con l'orecchino di perla, esatto, ma perché l'hanno messo? Tra l'altro a me pare che ci sia un altro quadro sotto. Mi pare ci sia un altro quadro sotto. Vediamo se con la modalità foto posso mostrarvi. Non sono pazzo. Na vedi. La grafica originale non c'è niente. Ma non è che hanno sbagliato, dovevano mettere la texture del mare, dell'acqua, e hanno messo questo. Nella casa di Lara non mi sto ricordando, mo. No, ma che cosa assurda! Ma questo che cacchio è? Ah, questo veramente lo devo cercare. Ragazzi, se qualcuno può fare uno screenshot di quest'opera, magari cercarla con Google Photos, secondo me la trova. Solo per curiosità mia, aspetta che tolgo la Wii. Tempo Lara ha i polmoni d'acciaio, praticamente l'ossigenazione infinita. Questa è una cosa figa, veramente figo. Pensavo fosse un easter egg, ma in realtà secondo me hanno sbagliato. Ok, vi do 3 secondi, poi vado avanti. 3, 2, 1, fine. Questa è una cosa veramente carina. Cioè, si è sbizzarrita la Spire, Si è sbizzarrita parecchio. No, al contrario, Lara, al contrario. Così ti fai male. Ah, c'è anche il sangue nell'acqua. Sì, usa un misto tra Engine Tomb Raider 3 e Engine Tomb Raider 1. Ok. Non voglio vedere come va a finire con questo segreto. Non ti ha catturato la schermata? Vabbè, dai, non ti preoccupare, mo la ripiglio poi dalla live e la vediamo insieme. Il fucile a pompa... il fucile a pompa ha un'animazione diversa. Grazie Gianlu, grazie. Il fucile a pompa ha un'animazione diversa. Ogni volta che spara, Lara indietreggia con le spalle, l'effetto rinculo. Ehi, questo è un bel dettaglio. Complimenti alla Spire, ha fatto molto bene. Molto, molto, molto bene, molto bene. Mi piace questa cosa. Gradisco molto. Cioè, l'hanno migliorato. Hanno tolto quel bug dove praticamente Lara continuava a sparare anche quando il pipistrello svolazzava. L'hanno migliorato. Cioè, guardate che bello San Francisco Folly rimasterizzato, eh. Prima era una cupola chiusa, invece adesso è aperta, è possibile vederne il cielo. Le scritte Neptune rifatte da zero. Cioè, praticamente cambia gioco, è come se cambiasse tutto. Ma lo fa on the fly e quindi uno non si accorge di questo cambiamento. Veramente, boh, alibito. Veramente brava, brava Spire. Ha fatto un bel lavoro. Faccio un bel salvataggio qui. San Francisco Folly. Mo c'è il primo segreto, il terzo segreto da prendere. Vediamo se riesco a prenderlo. Devo essere ovviamente veloce. Prima morte su Tomb Raider Remastered, ragazzi. Da immortalare questo momento. Da immortalare. Ok, riproviamoci. Dai, è andata. Questo segreto l'hanno fatto in una maniera così complicata, mi riferisco a core design, e perdo sempre un bel po' di energie. Però ce l'ho fatto, l'ho preso. Ho il terzo. Ok, abbiamo anche le munizioni per la Magnum. Ora, secondo me, cioè a sto punto, rivedendo la Remastered, oserei fare dire un'opinione mia, forse un po' troppo dura nei confronti di Tomb Raider. Ma è invecchiato veramente male dal punto di vista di texture, effettivamente, perché hanno fatto un lavorone pazzesco. Si può cambiare, sì, la grafica da classico a nuova nel giro di un secondo, basta premere un tasto. Tipo nella versione remastered del PC è il tasto start. Ma devo dire che è proprio cambiato tanto. Cioè è cambiato veramente un botto. Magari sì, le ambientazioni nella versione originale erano più cupre, più cupe, più tetre, ecco. Ma qui proprio hanno dato una illuminazione naturale, oserei dire
calorosa, ecco, cioè invita il giocatore ad esplorare. Non so se riesco a spiegarmi. C'è quel processo di illuminazione proprio bello, veramente bello. Nel frattempo attivo tutte le leve, perché io faccio così, me lo gioco così, non mi dite come deve, si deve giocare, me lo gioco come voglio io! Appunto. Me lo gioco come voglio io. A noi interessa ricompletarlo al 100%, farvi vedere il doppiaggio e possibilmente non morire troppo spesso. Facciamolo professionale. Facciamolo veramente professionale. Però sapete, un po' ci speravo. Speravo tanto che Aspire ci contattasse e ci chiedesse magari di collaborare per la traduzione ufficiale. Magari anche sotto pagamento, perché non c'è niente di male a farsi pagare per un lavoro fatto bene. Però non è successo. Ah, che bello! Il medikit praticamente è dettagliato. C'è scritto tutto dentro. Bello, bello, bellissimo. Un po' come Tomb Raider 2, però su Tomb Raider 2 era una cozzaglia di pixel che non si sapeva. Del lettere, by Camille Corot, 1865, grazie Gianluca. Adesso devo capire perché l'hanno piazzata lì. È un errore o un easter egg? Non lo sapremo mai. Ma lo scopriremo, lo scopriremo. Nel frattempo ho aperto la porta di Damocle. Cioè, le texture sono veramente pulite. Sì, abbelliscono, probabilmente sì, però piazzato su quello specchio d'acqua è un po' strano. Anche perché non lo noti senza la modalità foto. Quindi sembra più una scusa per poter usare quella modalità. Ok, mi pare che ci siamo. No, da qua non posso salire. Qui? Da qui posso salire. Damiano che praticamente non aveva visto gli screen della casa che gli ho inviato. In che senso? Che ho fatto, mo? Che ho fatto, mo? Che ho fatto, mo? Che cosa ho fatto? Ho fatto qualcosa che non dovevo? Mi sono dimenticato di qualcosa di cui non mi dovevo dimenticare? Molto probabile. Ah, e non me lo ricordavo! E non me lo ricordavo! Ah. Ma può essere che io l'abbia notato e me lo sia dimenticato, eh? Questa è la chiave di Nettuno. Ok. Cioè la luminosità adesso non è più omogenea con quei fasci di luce roteanti, cioè adesso la luce rimane bloccata solo su un punto, infatti è molto più naturale. Prima era chiuso e adesso è aperto. Cioè, quindi Core stava pensando a fare il cielo aperto, lo skybox, però magari non aveva molte risorse di sistema. Guardate che bello, guardate che bello. Questi disegni esistono davvero. Io e Loretta ci abbiamo lavorato, ve lo dico subito, solo che non mi sto ricordando il nome. Questi disegni esistono davvero. Per la pagina di Tomb Raider Classic ci abbiamo fatto anche un post. Ma esistono davvero, molto belli. Cioè, praticamente la remastered è quello che si immaginava un giocatore quando lo apriva per la prima volta Tomb Raider, sì, Prazkounoso, ecco, non mi veniva il nome. I gorilla penso li abbiano migliorati anche, vero? Oddio. Beh, sì, li hanno migliorati. Li hanno migliorati. Hanno migliorato gli scimpanzé. Hanno gli occhi rosso fuoco, un po' come Lara. Ok, sta arrivando. Meglio muoversi. Ma veramente, ragazzi, immaginiamoci un po'. Secondo voi, cosa faranno per i futuri Tomb Raider? Cioè, rimasterizzeranno il 4 e il 5 e finirà là la compilation? Oppure faranno tutti i successivi? Quello, ad esempio, di cui non ha veramente bisogno di remaster è Tomb Raider 2013, perché non ha minimamente senso. Sì, esatto, Daniele. Cioè, i modelli sono gli stessi, hanno migliorato solo la grafica. Hanno migliorato solo ed esclusivamente la grafica. Per il quarto non faranno niente. E non lo so, mo, perché Peter Connelly, insomma, da quello che ho capito, ha lavorato con Aspyr. Io non penso abbia lavorato con Aspyr solo per una musica.
Ecco, Angel of Darkness, ragazzi, veramente là mi aspetto qualcosa di veramente grosso. Là non è possibile fare una remastered, là ci vuole un remake. Bello! Bello, l'hanno fatto molto dettagliato Thor. Scusate, ha ucciso qualcuno. Probabilmente i timbri di qualcuno sono scoppiati adesso. Ma guardate che belli fulmini! Minchia, ma bellissimo! Eh beh, effettivamente hai ragione, Alfio, ci vuole proprio una remaster di The Last of Us. Lo so, mo, però è strano che Peter Connery abbia lavorato solo per una soundtrack. Mi sembra troppo strano. Madonna, il martello di Thor è enorme. Bello, sempre stato, voglio dire. Beh, il martello di Thor è il martello di Thor. No, più dettagliato, probabilmente. Ecco, sì, non è detto appunto, Grongo, se tu compri un gioco su Steam ti debba partire, eh. Steam lo fa per rendere l'opera accessibile a tutti, cioè per rendere il titolo preservato, ecco. Tipo Max Payne per PC aveva problemi simili, cioè lo facevi partire anche se avevi il disco originale, non ti partiva l'audio delle cutscene. Infatti era necessaria una patch da parte di un fan, che non mi ricordo adesso il nome, che ha permesso appunto di giocarlo in anche su PC più odierni. Però sì, in teoria serve una patch per Max Payne o per Angel of Darkness. Ora, Angel of Darkness stanno facendo una patch per renderlo meno, meno brutto, cioè per renderlo più meno glitchoso, cioè per renderlo più compatibile con comandi aggiornati, scene tagliate che poi sono state reinserite, cioè praticamente lo stanno ristrutturando il gioco. Bisogna vedere se a Spire non gli gira la testa e dicono vaffanculo, vi chiudiamo tutto, perché può essere, sono progetti comunque di una certa fama che fruttano certi soldi. Infatti noi avevamo timore, un timore giusto, che a Spire ci bloccasse l'opera di doppiaggio, anzi... Poppy 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 poppy. Anzi, Aspire, uno degli sviluppatori di Aspire, possiamo fare il nome giallo secondo te di uno degli sviluppatori di Aspire? Aia! Aia! Ah, fa male, eh? Possiamo fare il nome... Vabbè, lo possiamo fare, perché ha sviluppato Open Lara, che cazzo di senso hanno? Cioè, certo, lo possiamo fare. Timur Gagev, che ha sviluppato Open Lara e ha lavorato con la Remastered, ci ha fatto i complimenti. Più che complimenti, ci ha messo il like su Twitch. Minchia che complimenti. Ok, mi manca la chiave di Damocle. Se esce un altro remaster di The Last of Us, mi parte il mezzo inferiore. Basta! The Last of Us remastered della remastered, fatto per la remastered di PC remastered. Allora, Angel of Darkness non è da sfigati. È un titolo, secondo me, che doveva essere proprio una killer application, un titolo che avrebbe salvato la core design, ma chissà che cazzo hanno sbagliato, hanno voluto stravolgere troppo. Hanno ammazzato troppo delle meccaniche precedenti. Se avessero fatto un lavoro più simile alle remastered che stiamo vedendo adesso, probabilmente Core era ancora fra noi, chissà. Ci penso molto spesso, ma Core Design è un gioco che non può essere apprezzato perché ha troppi problemi. Hanno già pronta la remastered per PS6. Madonna che palle, cioè neanche la PS6 esce veramente. No, Last of Us, Last of Us per forza. Sì, ma loro ci hanno messo passione, mi ricordo che proprio si sono pure sforzati per dare anche animo alla voce di Lara, cioè hanno studiato anche i movimenti labiali per renderla perfetta e fedele, cioè Core si è sforzata per quel gioco, solo che qualcosa è andato storto, non so che cosa, ma... Aspettate un attimo che qua c'è Pierre che mi rompe i coglioni. Dammi un 2% di batteria, tra un po' si spegne il cielo, un buon proseguimento e una buona serata. Ciao Giallo, non ti preoccupare, metti a cella a caricare, non se ne si danneggia. Ti sentiamo domani, stai sereno, stai tranquillo e salutami tutti. Salutami anche il piccolo. Mi parte una barra, perché mi parte una barra? Posso affrontare già Pierre? Ecco, non salvare, succede questo.
Quale nesso fra Damocle e Thor? Non ne ho idea. Lascerei la parola alla mia ragazza, che lei è molto più esperta di me su queste cose. Oh no, il segreto da capo, va bene. Ah bene, caspita. Ok. Beh, almeno qua i segreti scattano anche se li hai già presi. Comunque sì, ragazzi. Comunque, ragazzi, veramente Angel of Darkness merita... Merita, secondo me. Va giocato con la giusta pazienza, ma merita, perché... Cioè, ha una storia dietro che molti fan amano. E la reputano più che legittima per la saga di Tomb Raider, anzi. Alcuni proprio sono fan di Angel of Darkness. Ma in una maniera esagerata. C'è stato uno di quei giochi che è stato tirato in pompa magna, che è stato portato all'estremo dell'hype, e poi è stata una cagata... assurda, perché problemi ne ha avuti. Tipo The Bouncer, quando uscì per PS2 The Bouncer, tanto hype, ma dopo che filmati in computer grafica pazzeschi, ma dopo che grafica, che roba assurda, e poi il gioco è una cagata, ti dura un'ora e mezza. Giustamente è stato un flop per la Squaresoft, però è stato uno di quei titoli di punta che ha permesso il vendita delle console. Ah, quindi non c'è nesso tra Damocle e Thor, quindi avranno sbagliato loro, eh. Angel of Darkness è figo con Lara che mena, io non vedevo l'ora, perché ho sempre pensato fosse una cavolata che Lara non sapesse difendersi senza armi. No, 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 Lara si sa difendere tranquillamente senza armi. Cioè, noi vediamo sempre Lara difendersi con le armi, solo che noi le armi, cioè le mani nude, non possiamo farne, non possiamo usarle, ecco. È una cosa che non hanno mai, non ci hanno mai permesso di fare, tranne in Angel of Darkness. Anche su Legend e Anniversary è possibile fare una cosa del genere, stordire le guardie, ma non vorrei dire una cavolata, perché sapete com'è, io è da parecchio che non li tocco. Da parecchio che non tocco questi titoli, quindi ci sta. Io, ragazzi, mi sta venendo una voglia di pizza assurda. Quasi quasi più tardi me la prendo, che mia madre ha fatto due o tre teglie di pizza. E io mi sono detto, no, io non mangio stanotte, devo stare tranquillo. E invece mi sta venendo fame. Alla faccia di Lara che si mangia appunto toast con fagioli. Sì, ma era difficile andare avanti, Christian, perché i comandi erano troppo complicati. Io l'ho finito una volta sola, ma non l'ho finito piacevolmente. Cioè, nel senso che è come se non avessi giocato. Mi ricordo veramente molto poco. Esattamente, Lara senza armi non poteva fare niente. Tra l'altro, il livello di massima sicurezza è uno di quei livelli dove appunto non hai armi, non hai nulla, ti devi difendere appunto con la tua intelligenza e evitare colpi inutili. Era finita la coca e ha iniziato a sniffare la mia. Oh, tu ci scherzi, Daniele, ma vedi che la Vinavil faceva un buon odore, eh? Sì, io sono membro di Vinavil, io la sniffavo la Vinavil proprio. La Vinavil è la colla liquida. Minchia, la colla liquida, quella trasparente che ti faceva quella gradevolissima pellicina sulle dita delle mani. Che roba assurda. Bellissimo, mi ricordo. Però sì, quelli della corsa sono un po' fumati, perché ci sono delle cose che non hanno senso. Ad esempio, il fatto che... Ad esempio, pensa a Tomb Raider 2, no? Quando sei su piattaforma offshore, anzi, il livello successivo a piattaforma offshore, area di immersione, sai che c'è una parte in cui devi prendere la chiave rossa, no? Quella chiave rossa non è accessibile perché c'è una sega circolare in azione e rischi di tagliarti, no? Ecco, ma chi è il malato di mente che va a mettere una tessera rossa sotto una sega circolare? Capito che è un po' corfa le cose di sana pianta, però ci sta, è Tomb Raider, uno risponde tranquillamente con è Tomb Raider. Che cosa ti aspetti? La fantasia ci sta da una parte. Aspettiamo che torni, eh? Ecco. Io lo giocavo con mio cugino, ma non l'ho mai finito. Ho capito. No, ma io, ripeto, ho giocato da solo, non mi ricordo moltissimo. Anzi, non mi ricordo niente, ad essere sincero, di Angel of Darkness. Quindi è come se non l'avessi mai giocato.
È uno di quei titoli che tu li guardi la copertina, guardi la storia, vedi come ne parlano gli altri, dici, minchia, deve essere un gioco, mi riserverà delle belle sorprese, e poi ti aspetti la merda. Stesso per Legend of Dragoon. Ciao David, buonasera, com'è la remastered? Muy saporita, muy saporita. Come va? Tra l'altro l'abbiamo doppiata in italiano, quindi adesso anche Tomb Raider 1 è giocabile in italiano con la nostra patch. Come stai? Tutto bene? Stavo dicendo, Legend of Dragoon, stessa cosa, mi hanno messo un hype, giocatelo, è bellissimo, uno dei migliori JRPG di sempre, è una trama fantastica, è stupendermi, eccetera, eccetera. Poi dopo il primo disco lo abbandonai perché mi sono detto, ma che è sta merda, ma è così noioso, i combattimenti sono così lenti, le combo da effettuare sono così difficili, e quindi niente, dimenticato. Magari un giorno gli darò un'altra possibilità, ma smettetela di chiamarlo miglior JRPG di sempre, perché non è un titolo secondo me perfettamente studiato. Vabbè, ma l'hanno fatto probabilmente Grongo, sai perché? Perché ad esempio su Metal Gear Solid puoi fare degli attacchi melee, cioè degli attacchi corpo a corpo, ma cos'è? Pugno sinistro, pugno destro e poi un calcio roteante. Su Lara magari avevano difficoltà a modellarla in una certa maniera, e quindi si sono detti, vabbè, Lara non può fare attacchi corpo a corpo, per evitare casini o schifezze nel gameplay lasciamola pulita, facciamogli usare le armi, se non ce le ha solo in occasioni speciali. Infatti pensiamoci, questa cosa di Lara che non usa le armi è solo disponibile in un livello soltanto: il primo, le miniere di Natla; nel secondo, piattaforma offshore; nel terzo, reparto di massima sicurezza. Attacchi di treccia. Non lo so se gli attacchi di treccia sono letali, però a meno che non abbia una treccia di ferro, certo, poteva fare gli attacchi di treccia. Io vorrei tanto capire perché le spade di Damocle, appunto, siano così grosse. Non potevano avere più la forma di un pugnale, mi riferisco alla corna. Le hanno fatte enormi, cioè se mi infilza la testa se la porta via, tipo... paragonato a Lara, Lara è un'oliva nascolana e la spada è uno è una forchetta, non è uno stuzzicadente, è una forchetta. Ci hanno fatto un film con uno che uccideva la gente a colpi di tre... qual è il nome di quel film, che lo voglio sapere? Saggezza di Dioniso, fatti colpire solo da una spada nella sala di Damocle. Oh, grazie, non ho scoperto un achievement senza saperlo. E vedi un po', che generoso sto gioco. Allora, ho tutte le chiavi, no? No, aspetta. Nettuno, Atlante, Damocle, manca Thor, mi sono dimenticato di Thor. Ok, lo andiamo a prendere subito, non è un problema. Thor fortunatamente è vicino di casa, di Damocle qui. Ah, nel frattempo quei leoni mi vogliono uccidere. Ecco Thor. Tipo la spada del Signore degli Anelli, esatto! Ma anche a colpi di baguette. In End of Darkness la baguette poteva essere un'arma tagliente, molto tagliente, pericolosa. Pericolosissima. No, ma neanche perché è tagliente, per effetto proprio ascellare, per l'odore ascellare, perché siccome, non per offendere i francesi, perché non ho voglia di offendere nessuno e non sono il tipo, però hanno la brutta cosa di mettersi la baguette sotto l'ascella, quindi magari si impregna di odori, di fluidi particolari, non so dirvi cosa, magari faccio sboccare qualcuno. Ragazzi, ovviamente segnalatemi se il microfono si scarica, perché ho le pile già prontissime. Sì, non lo dovevo dire, quella cosa della baguette me ne pentirò amaramente. Scherzo, eh? Noi mangiamo ad esempio gli arancini con le mani, ci insozziamo le mani di olio, ma autospottiamoci, perché sennò qualcuno veramente se la potrebbe prendere. Ognuno ha le sue credenze. Ah, sapete ragazzi che gli indiani non mangiano mai con le forchette, cioè con le posate, scusate. Anzi, mangiano solo ed esclusivamente con la mano destra. Sapete perché? Anzi, forse non volete sapere il perché. Mangiano solo con la mano destra. Non so se è il caso di dirlo. Ci sta un po' con Tomb Raider, perché Tomb Raider 3 poi arriveremo in India, quindi un trivia ci sta. Allora, gli indiani mangiano con la mano destra, esatto, perché con la sinistra si puliscono le fessure o come minimo gli orifizi anali. L'orifizio anale, ecco. Quindi avete capito bene, usano la mano sinistra a mo' di carta igienica. Se avete mangiato qualcosa di estremamente gustoso questa sera, vi ho rovinato il pasto, vi chiedo scusa, però era una cosa che dovevo assolutamente dire perché il mio cervello mi obbliga a svelare fatti di questo genere. Però lo dovevo dire per il bene dell'umanità, per il bene di tutti noi, per il bene dell'igiene italiano proprio.
ci conosco, madonna che schifo. E io amo le insalate, ma così veramente che schifo. Un po' di fortuna torna. Dio mio, un po' di fortuna torna utile. E se un monco da una parte, so cazzi suoi, si fa pulire da un altro. Beh, in India esiste questo tipo di generosità, Cioè, esiste che ti aiutino mentre stai cagando, C'è il tizio magari che ti tiene la carta igienica mentre fai i tuoi eroici sforzi, ti pare, sembrano cose stupide, cioè voglio dire, sono cose di una certa rilevanza, Trova uno che ti vuole accompagnare in bagno e ti fa da porta carta igienica, voglio dire, io insulto gli indiani, cioè li insulto, li sbeffeggio, ma... Mannaggia a Pier! Ok, ragazzi, affrontare Pier così anche nella remastered è sempre stato un problema. Purtroppo. Purtroppo Pier esce e uccide tutto. Ah, allora il film esiste davvero, non lo sapevo. Scusate, devo vedere Pier che faccia. Bello questo scatto, mi piace. Potessi scattare una foto, come si fa? Bello questo scatto, a parte il sangue. Anzi, se possiamo dare a Lara una faccia diversa. Così sembra che Lara ci stia provando. Queste sono le Magnum. Tra l'altro, dettaglio molto interessante per i fan di Tomb Raider. Voi sapete che le Magnum sono sviluppate dalla Natla Technologies? Il logo della Magnum, stranamente, l'hanno fatto con la N in rovescio. Però vi posso assicurare che queste armi sono sviluppate da Natla. E Pier sembra un personaggio dei The Sims, non so per quale motivo. F12 scatta la foto. Ok, lo facciamo subito. Devo togliere il sangue. Aspetta un attimo, nascondi lui. Faccio una foto. Fatto! Nice ass, tra l'altro, Pier. Veramente, quelle che Aspetta un attimo. Ma quella... Ah, la donna non è più nuda, è vestita in... È in bikini, Lady Luck. L'hanno cambiata! L'hanno cambiata, ragazzi. Non è più quella con le zizze di fuori. Hanno messo il regipetto. Però... complimenti, veramente. Beh, voglio dire, vogliamo parlare proprio di differenza. Questa è una vera differenza. Shake your booty. Vabbè, dai, lasciamo queste stronzate, cerchiamo di farlo fuori. Sì, è subito a guardare. Io a guardare. Ma sono dettagli di Tomb Raider. Ovviamente è normale che li apprezzo. Ma non è che apprezzo la ragazza, sai che figura che me ne frega a me. No. Cioè, che differenza proprio tra... Come no? Ah, hanno sistemato proprio tutte le chiavi. Adesso le richiama nell'ordine corretto. Chissà perché l'hanno chiamata. Non lo sapremo mai, vero? Vabbè. Mancherà qualcuno. A me no. A me non mi interessa. No. Me ne frega niente, perché no. Veramente non me ne può fregare di meno. Comunque abbiamo finito San Francisco Folly. Sono contento. Sono molto contento. E adesso passiamo al Colosseo. Del Colosseum. Benissimo. Tutti segreti, 20 minuti. Ottimo. Invece volevo vedere se c'è la possibilità di salvare. Ah, ok, come nel gioco per PC. Praticamente premendo il tasto F5 è possibile fare un salvataggio rapido. Ok. Molto bene, molto bene. Siamo in una società sensibile alla nudità, effettivamente. Ma infatti, sai, alcuni fan si lamentavano che Lara fosse un po' troppo scolpita nel suo fisico e gente che magari di Lara non vedeva abbastanza. In poche parole, non era possibile mai accontentare tutti. Però, devo essere sincero, effettivamente Lara è stata soggetta anche delle sue sessualizzazioni, purtroppo. Non che sia colpa sua, è un progetto astratto, non esiste. E quindi automaticamente... Oh, merda! Lara, hai visto cosa c'è, vero? Ma si sono dimenticati proprio di disegnare le pupille al gattaccio?
Puoi vedere il popò del gattaccio? No, vero? No, non si può vedere. C'è una coda che sembra, non lo so, sembra un manganello. Però è figo, veramente figo. Sta cosa di vedere i poligoni, cioè i modelli così, è figo, molto figo. Ragazzi, la modalità foto sfruttatela, perché potreste notare dei dettagli che magari vi sono sfuggiti all'epoca. Fate buon uso della modalità foto. Ok, benissimo. Andiamo avanti. Come si attiva? Allora, nella versione PC è L3 più R3. Io ho il DualShock PS3. E facendo L3 più R3 contemporaneamente si attiva la modalità foto. Con la levetta destra rotei l'angolazione, con la levetta sinistra ti muovi con la videocamera. Per me sembra un pennello. Bravo, esatto. Puoi cambiare viso, puoi cambiare posa, puoi cambiare abbigliamento, puoi cambiare arma, puoi cambiare qualsiasi cosa. Puoi fare tante cose, puoi fare tante cose. Cioè, insomma, è per rendere sempre il gioco infinito, quantomeno interessante. Qua, ad esempio, Colosseo era particolare, perché vedete che le texture sono presenti molte texture, ma sono anche poco dettagliate, perché appunto, siccome ai tempi c'era una certa limitazione di RAM, non era possibile mettere troppa roba variegata. Bene, hanno reso giustizia con questo... con questa remaster da questo livello. Veramente complimenti ad Aspyr. Nel tempo prendiamo il medikit che sta qui. Io penso che quando sarà scontato sarà la manna dal cielo. Ora non so che costo abbia adesso. Mi pare che in versione digitale è intorno ai 30 euro, anche meno, forse 2 euro in meno. Ma quando sarà scontato farà un botto di vendite, perché è uno di quei titoli in cui pensa: questa è la versione definitiva di Tomb Raider 1, 2 e 3, quindi meglio di questo non può esserci. 20 su CD keys, ecco, quindi già è super scontato così. Bene, bene, bene. Benissimo, benissimo, veramente bene. Insomma, merita, ragazzi, merita. Fatecelo un pensierino. Mi spiace che non lo posso giocare con nessuno, però lo giocherei con la mia ragazza o con mio padre, ad esempio. Che è veramente un bel modo di riprendere i classici. Un bellissimo modo di riprendere i classici. Guarda, quasi scivola. Vediamo se riesco a fare questo salto. Sì, madonna, Damian, stai diventando un pro. Chissà che se i coccodrilli li hanno rimasterizzati. I coccodrilli mi sa che, a parte la testa mancante, aspetta un attimo. Vediamo se i coccodrilli li hanno rimasterizzati. I coccodrilli sono molto fedeli. Sono belli. Ma rimaster di Silent Bomber, bro, io svengo, io ti muoio proprio davanti. No, non ci scherzate con il mio cuore. Meglio questo l'Anniversary. Allora, l'Anniversary non è un brutto gioco, un brutto remake. È un remake, tra l'altro, fedele alla versione originale, perché a lavorarci c'è stato Toby Gard, che, vi ricordo, ha lavorato con il primo Tomb Raider, poi se n'è andato a Core Design, perché Lara stava prendendo una piega che, insomma, non faceva molto piacere a lui. Quindi la remaster di il remake di Tomb Raider 1, quindi Anniversary, è un buon remake. Non dico migliore dell'originale, perché io sono affezionato all'originale, ma per chi non avesse mai giocato il primo e avesse giocato direttamente il remake, cioè, cambia poco, perché la qualità è presente, anzi è molto più lungo rispetto all'originale. È molto più lungo rispetto all'originale, e quindi per chi è amante dei giochi di esplorazione è fantastico. È fantastico anche per chi abbia giocato il gioco originale, insomma. Ha un suo perché. Io non mi sento di dire è un brutto remake o il peggior remake di tutti, non lo è. È un bel remake, merita assolutamente. Merita tanto. Qua non c'è bisogno di attivare, perché tanto non ci devo tornare più. A meno livelli? Come c'ha meno livelli? Madonna, mi ricordo ragazzi qua. Guardate. Aspetta, faccio una foto. Guardate che bello, cioè proprio il Colosseo era tetro, proprio buio, buissimo. Invece l'hanno cambiato totalmente. Chissà dove posso arrivare col Colosseo. Immenso. Veramente immenso. Bellissimo. Le ossa sono meravigliose. Non sono dello stesso compositore, Nathan McCree, ma sono sempre meravigliose.
Ecco, io quando guardavo il Colosseo me la immaginavo con questa visuale. Che bello, veramente fantastico. Com'è cambiato, cioè com'è cambiato Tomb Raider grazie alla Spire, è assurdo. È bellissimo, veramente è bello. Faccio un po' delle inquadrature alla Piero Angela. Però sì, ragazzi, mi ha preso. Bruntholz Folman, esatto. Tra l'altro ti devo dire, il tema di Tomb Raider Anniversary mi piace moltissimo. Mi piace molto. C'è una prima parte che rimanda a Legend, cioè alla casa di Legend. Veramente è un bel giocone, non gli posso dire nient'altro. Però sapete, pensandoci, la miglioria grafica c'è, però quell'aspetto cupo di Tomb Raider metteva ansia. Secondo me era un effetto horror indesiderato, ma che ha aiutato anche la crescita del titolo. Quindi diciamo che la luce uccide la paura, ovviamente. E quindi magari per chi ha bisogno di quel feel un po' horror, un po' tenebroso, può risultare contro. Però hanno fatto veramente un lavorone. Compositore di Anniversary e Legend, credo anche Underworld. In Anniversary c'è una nostra presente in Shadow Man. Cioè, aspetta, non ho capito. In Anniversary c'è un host presente in Shadow Man. Davvero? Non lo sapevo di sta cosa. Non lo sapevo, mo, non lo sapevo. Ogni volta tu sai più cose di me. Niente, non ci puoi fare niente, mo. Sei troppe cose, Hai una testa veramente troppo grande. una testa nel senso, c'ha un cervello immenso. L'host della Grecia è in Shadow Man. Hai capito? Manco lo sapevo. E io Shadow Man lo amo. E di solito è l'ambiente, esatto. Io penso che Core abbia voluto far questo con l'ambientazione cupra, tetra, ecco, cioè quella oscura. Però magari voleva dare un cielo un po' meno luminoso, non lo so. Cioè, bello, però da una parte uccide l'effetto paura. Te l'ho detto pure, ma tu non mi ascolti. Ehi, non è vero che non ti ascolto. Chiedimi cosa hai mangiato stasera. Hai preparato dei buonissimi hamburger di tonno, spero ti siano piaciuti. Perché non volendo mi dimentico le cose. Proprio è una mia bruttissima caratteristica, una di quelle doti che non vorrei mai avere, ma che ho. Comunque ragazzi, 11 spettatori, mamma mia, mi state seguendo da 2 ore. Io continuo se voi volete, Tanto io impegni non ne ho. Impegni non ne ho. Se voi avete impegni ditemelo subito e magari ci prendiamo una pausa. Tanto ripeto, porterò il primo, il secondo e il terzo su Twitch. Non ve ne scampate, cioè non Tomb Raider non mancherà mai nel mio canale. Questa era l'occasione giusta per riprenderlo. Ah, sapete che comunque sia, se voi sbirciate nei file di Tomb Raider Remastered, è presente anche la title screen, però con i kanji giapponesi, perché Tomb Raider in giapponese si chiama Tomb Raiders. Aia. Questo l'ho sentito, fatto anche molto male. Ma sono file inaccessibili, appunto, serve l'estensione DDS. Ehi, ma qua non si apre. Ah, perché era in una maniera diversa. Io stacco che vado a guardare una serie TV, alla prossima Damiano, ciao. Ciao Cristian, grazie per essere passato. Ci sentiamo e buona continuazione di serata. ciao. Oh, aspettate un attimo, la devo vedere questa cosa. Dal minuto 15. Dal minuto 0:15. Sì, vero, me lo ricordo, me l'avevi detto. Ragazzi, questa è l'Asylum. Questa è l'Asylum. Tomb Raider, esatto, Tomb Raider. Se l'accento English è Tomb Raider. Vedi, però, se tu mi dai una piccola ripassata, io automaticamente ricordo. Quindi non è che non voglio ricordare, non mi ricordo perché mi dimentico io.
Tomb Raider. Yeah, this is Tomb Raider from the core design, developed on 1996. Questo è gibberish, cioè dire cazzate con la bocca, cioè proprio parlare male. Però, mamma mia. Sapete, stavo pensando, forse dovrei portare anche Shadowman Remastered. Non so quante persone abbiano giocato Shadowman Remastered su PC o hanno fatto un walkthrough completo, ma io sono una di quelle poche persone che mi ricordo quasi tutto di Shadowman e l'avrò finito, mi pare, 4-5 volte, ma lo adoro così tanto che mi ricordo tutto. Ah, da qua non si sale. Da qua? Bene, 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 bene. Benissimo. Ok. Anche gli effetti sonori, mi sono scordato, gli effetti sonori li hanno digitalizzati meglio, hanno tolto il rumore di fondo, sono più puliti. Io mi perdo sempre ancora oggi. Beh, se vai nell'Asylum sale da giochi, sì, è normale che tu ti perda, ad esempio. Io pure mi ci perdo, però con calma. Tu fai una stanza alla volta, io che ho il cervello tipo minuscolo, che perdo memoria facilmente, e non mi perdo mai. Shadowman è un casino, Shadowman è bellissimo, ragazzi. Per me è un titolone come Tomb Raider. Scoperto per puro caso, ve l'ho detto, mi hanno regalato il disco, mio cugino mi ha regalato il disco perché non riuscivo a farlo partire. Mi ha cambiato la vita. Aspetta, aspetta che ascolto. Questa è l'Asylum, la cattedrale del dolore, ragazzi, ma la devo portare, Shadowman. Oh, Grongo, ciao, buona serata, grazie per essere passato, mi raccomando, ci sentiamo alla prossima. Aspetta che parte, sì, sì, questa dovrebbe essere... Cioè, questa è la cattedrale del dolore. Quella che dici tu, amo, che hai trovato in Anniversary, dovrebbe stare, mi pare, in uno dei Cavalieri dei Cinque, non mi ricordo. Sì. La stessa. Tra l'altro qualcuno dice che questa soundtrack si può sentire anche su Alice di American McGee. C'è di McGee, praticamente dovrebbe essere il gioco. Aspetta un po', aspetta, ma non me l'hai detto, non posso controllare chat e audio in automatico. Aspetta un attimo, lo faccio riascoltare, ok? Ditemi voi quando devo staccare. Aspettate un attimo, ok. Secondo show. Eh sì, è la stessa di Tomb Raider Anniversary. No, questa non la posso eseguire. Questa non la posso eseguire, la adoro, ma non la posso eseguire perché parte il copyright. È Pangelingua. Pangelingua, gloria sarò si sola. Eh sì, amo, scusami, purtroppo non riuscivo a controllare chat e cosa. Dovrei prendermi un tablet solo per la chat di Twitch. Victor Batrachian, esattamente. Pangelingua. Tra l'altro ho il disco originale con Pangelingua, assurdo. Cioè io che mi ascolto i canti gregoriani che mi fanno impazzire. Io che ascolto i canti gregoriani, una cosa assurda. Però Shadowman è veramente un altro titolone. Va riportato perché rimasterizzato è davvero un gioco meraviglioso. È un titolone pazzesco. Pazzesco, ragazzi. Veramente pazzesco. I am the Lizard King, esatto. Io sono il re delle lucertole. Aveva un altro nome il Victor Batrachian, ma non mi sta venendo il nome, dottor qualcosa, perché stava a Zurigo, in Svizzera, perché lui si spostava, essendo un assassino si spostava di luogo in luogo per non farsi acchiappare dalle forze... Dr. Death, esatto. Dr. Death, Dr. Morte. No, ragazzi, ma chi ha sviluppato Shadowman ha molta cultura, non solo videoludica, proprio musicale, sociale e tante altre roba. Basato su un assassino realmente esistito, infatti. Mi pare c'era un tizio che aveva fatto un video su Shadowman dove praticamente raccontava degli assassini di Shadowman ripresi nella vita vera.
Cioè, assassini realmente esistiti, tipo l'assassino dei mobili è veramente esistito, eh? A me Shadow Man è un gioco che, ditemi quello che volete, ma la trama, le texture, l'idea stessa, proprio l'ideologia di Shadow Man mi disturba da morire, ma lo trovo affascinante. È un Silent Hill che secondo me non ci ha creduto abbastanza. E se n'è andato di nuovo. Ed Gein. Si aveva diversi nomi. Mi ricordo che aveva diversi nomi. Ma si è aperta la porta di sopra? No, non si è aperta. Questa porta qui ogni volta non si apre mai. Ok. Ok, la devo rifare. Victor Batra che hanno ispirato ad Hannibal Lecter. Ah, non lo sapevo questo. O almeno forse non mi ricordavo. E qua troviamo le Magnum, ragazzi. Bene, 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 bene. Missioni per Uzi. Magnum. Il macellaio di Plainfield. Ecco, Hannibal Lecter pure mi disturba parecchio. Sia la serie TV con Mads Mikkelsen, che è uno dei miei attori preferiti, che è proprio Hannibal Lecter con Anthony Hopkins. Cioè proprio è una mentalità disturbata, proprio mi fa sentire a disagio, però che grandi lavori veramente. Grandi lavori del cinema. Marco è ispirato a Zodiac. Marco Cruz. Hey, camerata. È fantastico, mi chiamano Marco Cruz con quella musica lì disco. Sì, devo riportare Shadow Man. Devo riportare Shadow Man, ho capito. Il mio cervello mi sta dicendo: gioca Shadow Man, ti prego. Lo devo riportare, ho capito. Bello, veramente bello. Allora, ragazzi, stavo pensando, visto che sono passate 2 ore, un po' il pubblico sta cominciando a scendere perché è una certa. Vediamo se riesco ad arrivare a terminare la cos'è il prossimo? Il palazzo di Mida. Se riesco a terminare il palazzo di Mida, ben venga. Così, insomma, diciamo che metà gioco ce lo siamo fatti, tra virgolette. Victor è esteticamente ispirato a Lecter, mentre il modus operandi è ispirato a Harold Shipman. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Mica avrei visto lo stesso video che ho visto io all'epoca. No, ma la mentalità proprio degli assassini di Shadow Man è disturbante. Veramente disturbante. L'assassino dei mobili è quello che mi disturba di più. Insieme ovviamente Jack lo Squartatore. Jack lo Squartatore, l'assassino dei mobili, Victor Batrachian, Milton T. Pike. Milton T. Pike ad esempio pure ha una storia abbastanza raccapricciante. Storia che si è evoluta appunto dopo il ritorno in Vietnam. Poi chi c'era? Marco Cruz. E poi ovviamente Legione. Ho dimenticato qualcuno, non me lo sto ricordando. Ecco, questa me l'abbiamo chiamata Chiave Arrugginita. Ok, bene, 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 bene. Ah, boh, si sono ripresi. Da 7 siamo passati a 9 spettatori. Allora continuo. Non è che lo faccio per gli spettatori, però se vedo che l'attenzione va a scendere, va un po' a scemare, perché è giusto, ragazzi, 2 ore di live, chi cazzo è che sei lì parotta? Magari riprendo, continuo più là. Io impegni non ne ho, ve lo dico subito, non ho niente da fare. A me non mi costa niente, anzi, avevo bisogno di svagarmi un po'. Ok, ora dobbiamo fare un salto banana giamposo. Ok, bene. Aspetta, ah, ma qua c'è una porta, non l'ho manco cacata. No, ma sai qual è la cosa bella di Shadow Man, Daniele? Che quando tu proprio ci giochi e ti addentri così tanto nella storia, automaticamente proprio ti senti perso alcune volte, poi pensi, ma no, mi sto
mettendo proprio in dettagli assurdi, ma che rendono la storia molto più ricca. Oh, If, ciao, buonasera, banana, esatto, il banana jump, strategia usata per fare i salti trasversali. Come stai, caro? Tutto a posto? Tutto bene? Stai giocando la remastered, non so se ti piace. Che è successo? Un altro? Un altro quadro, ma che ragazzi, ma cos'è una fissazione di Aspire? Ma che cavolo è? Ma cos'è, forse per un trofeo? Ma che caspita sono sti Ok, pronto, pronto, ce l'ho ragazzi, tranquilli, si è scaricata la pila del microfono, l'ho fatto apposta, l'ho detto io. Ci sono, ripeto, il microfono è Bluetooth, vecchio tipo, quindi assorbe il suo grado di batteria. E stavo dicendo, ti è piaciuto Silent Hill 2? Come l'hai trovato? Ad esempio è il mio preferito, quindi mi prende veramente tanto. Mi spacca il cuore a metà ogni volta che lo finisco. Belli però queste texture sono veramente dettagliatissime, sono proprio fatte bene, accidenti. Sembrano proprio, vere. Intrippate, è diventato il mio preferito insieme al terzo. Lo so... Silent Hill 2 fa quell'effetto lì. È assurdo. Adesso mi manca il quarto. Io devo giocare il terzo. Quella con Heather. E poi sì, tutti gli altri. Il quarto, The Room. Che dovrebbe essere il quarto, The Room. Si chiama proprio Silent Hill 4, The Room. Poi Shattered Memories non lo potrò mai comprare originale, perché è diventato il gioco più caro che abbia mai visto, insieme a Quan. E poi che cosa? Sì, Silent Hill Origins. Ce n'è solo una marea di Silent Hill. Cheryl, my dodo. Belle le magnum, fanno un suono. Se l'avessero cambiate ci sarei rimasto male. Ma il suono delle magnum è dolcissimo. It's sweet. It's very sweet. So sweet. Ah, si è aperto la porta del giardino. Ma qua il problema è uscire senza morire o senza consumare troppe munizioni. Aspetta un attimo, allora, pistole, fucile a pompa. Ma andiamo di pompa, va. Un bel pompazza, cioè un bel fucile a pompa aiuta. Ok, uno è morto. Di origine sono la versione PSP USA, pagato qualche anno fa 2 euro in un mercatino dell'usato, non chiedermi come sia stato possibile. Aspetta, in un mercatino dell'usato in America? Sei andato in America? L'America? No, dai, là si fanno certi colpacci in America. Eh sì, è vero, perché alcune volte fanno i mercatini dell'usato, ma non tipo bancarelle, si mettono proprio fuori dalla porta di casa. C'è tipo un giorno della settimana in cui decidono di vendere roba magari che si ritrovano... Ah, sono i USA in un mercatino dell'usato italiano. No, sai perché? Proprio l'idea di andare in America è carina. Ah, questa era una meridiana. Io nella versione originale manco si capiva che era rappresentata con una texture così nera. È una cazzo di meridiana, un orologio antico. Comunque, bello andare in America, non per qualcosa, ma fighissimo. Ora, qua la leva è facilmente raggiungibile, soprattutto visibile. Nella versione remastered praticamente non si capisce un cazzo. Cioè, nella versione originale non si capisce un cazzo, quindi l'hanno migliorato. Lo so, ti capisco, andare in America è molto costoso. Almeno ci vogliono almeno due testoni,
ferma. Io salverei perché non voglio ripetere tutto da capo. Ok, ci sono riuscito, benissimo. In America, andare in America costa, ma ci andrei, vorrei andare una volta a Chicago, a New York. Minchia, voglio vedere quei grattacieli di Chicago con il tramonto, con quel cielo roseo, mamma mia, con le musiche di techno. Ma di che stiamo a parlare? Si sogna, si vola, ragazzi, si vola. Chicago fa veramente città proprio da futuro potenziale mentale, cioè proprio ti sblocca il cervello quando la vedi. Ok, ce l'ho fatta. Della serie testate da dare prima di partire per non subire troppo lo shock dei prezzi. Che è vero, è verissimo. Ci voglio andare in America, almeno una volta prima di crepare ci voglio andare. Una volta, mi basta una volta. Anche come in Giappone, vorrei andare una volta in Giappone perché in Giappone chissà quanta roba bella c'è. E voi avete capito di che roba sto parlando, no? Videogiochi, console, robe giapponese. Insomma, io quando vado su Bahia mi rifaccio gli occhi, solo che la roba là è troppo strana, cioè troppo cara per la spedizione. Passiamo alle pistole perché sto un po' esaurendo le munizioni. La Pocket Station, madò, ho visto la Pocket Station su Bahia 8 euro, proprio te la buttano addosso. Te la buttano addosso. Me la vorrei comprare una Pocket Station, ma per curiosità mia, solo per capire le potenzialità di questo oggetto. Che da quello che so, se tu combini la Pocket Station con alcuni giochi di PS1, sblocchi delle funzioni. Tipo, la Pocket Station su Final Fantasy VIII ti sblocca un GF. Poi tipo un Tamagotchi, cioè ti sblocca anche dei giochi. Tu praticamente salvi la partita su Pocket Station e quei salvataggi speciali servono poi per far funzionare Pocket Station come minigioco portatile. Carina come cosa, non dico originale perché vi prenderei per il culo, ragazzi, è stata una cosa del Dreamcast, la VMU. Però io da collezionista PlayStation, sai, una Pocket Station non mi dispiacerebbe averla. Un prezzo umano. Comunque sì, si trova parecchia roba lì. Troppa roba si trova. Chi si è iscritto? Chi è? Dade Lucas. Ciao Dade Lucas, grazie per esserti iscritto al canale. Grazie davvero. Dreamcast è un'altra console da avere prima o poi. Anch'io la comprerò. Non adesso, perché comunque sia non sono esigenze indispensabili. Magari prima del Dreamcast prendo di nuovo il Sega Saturn, visto che c'è Police Notes che ci devo smanettare. Mamma mia, quel gioco è quella console è un parto. Fa venire proprio le voglie forti, proprio i conati di vomito. Però il Dreamcast è un'altra bella console. A me tutte le console basate su CD mi piacciono. Mi piacciono, come ad esempio la mia console preferita Nintendo è il GameCube, insieme allo SNES. Poi tutte le altre non è che mi facciano impazzire più di tanto, tipo il NES non mi piace tantissimo, ma lo SNES e il GameCube, quelle sono belle console che hanno un loro perché, hanno una loro fama. Idem Street Fighter Alpha 3 con tanto di espansione RAM per il Saturn. Sì, perché a quanto pare il Saturn può espandere la RAM più facilmente e con un quantitativo maggiore. Quindi Street Fighter Alpha 3 ha più animazioni, ha più immagini sprite. Oh, vai e muori. Dai, è morto. Però ripeto, il Sega Saturn non l'ho comprato, l'ho venduto subito. L'ho comprato in Natale, non mi ricordo di quali anni, forse 10 anni fa. Comprato, venduto dopo un anno. Comprato per Tomb Raider e per altri giochi, ma ci rimasi veramente di merda. Tipo, che ne so, riuscivi a bypassare il sistema di protezione dei dischi masterizzati, ti serviva l'espansione di RAM per giocarci. Obbligatoria per alcuni giochi, veramente obbligatoria. Sì, era un Sega Saturn PAL. Tra l'altro gli ho fatto pure il LED di accesso, quindi ogni volta che il laser va a leggere, il LED lampeggia, un po' come nei primi modelli di Saturn. Magari mi comprerò un V-Saturn, cioè il Sega Saturn sviluppato dalla Victor. Non lo so, vediamo. Non sono esigenze proprio del momento. Spendere se avessi soldi da buttare o per studiarci un po'. No,
ce l'ho quasi, peccato. Scusate ma vado, buonanotte a tutti. Ciao Silvia, buonanotte. Ci risentiamo la prossima volta perché non penso che lo terminerò in una sola live. Grazie per essere passata, cara. Un abbraccio sincero. A prestissimo e dormi bene. Ciao ciao. Ok, ce l'ho fatta. Senza prendere la rincorsa, ragazzi, ormai Tomb Raider ce l'ho nella mia mano. Con un match nelle mie portachiavi. Qua non si può raggiungere, c'è ancora il medipack secondo voi? Vediamo se il bug della collisione è ancora presente. Meno male che c'è la modalità foto. Minchia, il medikit, il medipack l'hanno lasciato lì, cazzarola, ma questa allora si deve raggiungere per forza con la collisione. Speedrun mode, diciamo che è molto più preciso la remaster all'originale sui salti. Ma devo vedere come prendere questo cacchio di medikit, perché ho come l'impressione che facendolo sblocco un trofeo. Non lo so, ma lo sento proprio dentro. Solo che mi devo mettere con un'angolazione così precisa. Molto precisa, aggiungerei. Ma non mi sta riuscendo, mannaggia. Allora, facciamo una cosa. Mi metto preciso così. Giro così. Non mi riesce, oh. Così dovrei farcela, spero. Dai. No, così un po' più a sinistra, forse. No, non, non lo piglia. Allora, aspettate un attimo, che sono sicuro che ci arrivo. Oh, ma che hanno corretto il bug, forse? Mi ricordo... Cioè, avevo sentito che funzionava questo trick. Niente, non riesco più a raggiungerlo. Ma perché? Tu che sei adesso tu? Non è che devi usare i flare, ma non penso, perché comunque sia, mi ricordo che cioè, andava lo stesso. Cioè, mi ricordo che andava. Mi sa che ci sono forse. Aspetta. No. Sì, ora mi perdo tipo in una live per fare questo cacchio di segreto. Vabbè, facciamo così. Ricordatemelo per favore che ci riprovo, ok? Ok. No, cosa molto utile, la modalità foto. Ecco, vedete? Mi può servire per l'enigma. Ok, quindi la prima leva. Andando qua attiviamo il cancello. Ricordatemelo per favore, quella cosa del medikit. Così, piuttosto che allontanarmi, scrivermi tutto. Tipo la vista allungata come i soldati di Metal Gear Solid. Bene, molto bene. Aspetta. Sacrilegio di date chip hack. Minchia. Ma sono bug utili alla fine, eh? Vediamo se riesco qui. Madò, a primo colpo ci sono usciti, ragazzi. No, dai. Troppo professionale, non possiamo giocare così. Non possiamo giocare in una maniera così professionale. Io che sono brutti sorci qua. E poi sembra come i Deb abbiano lasciato di proposito il debug mode nelle visite finali. Beh, effettivamente fa molto debug mode quella modalità foto. Effettivamente hai la possibilità anche di cambiare espressione facciale. Abbigliamento, posa, insomma, secondo me è una funzione che magari hanno sviluppato per puro caso e poi si sono detti perché non ci facciamo la modalità foto professional, voglio dire, ragazzi, professional sempre.
Però non lo so, mi sa che la Remastered è più precisa nei comandi, molto più precisa. Precisissima. Allora, vediamo un po'. Ora dobbiamo attivare la penultima e la terzultima. Ovviamente disattivando la prima. Vediamo se si è aperta la porta. Allora, vi dico ragazzi, facciamo questo livello e poi stacco, perché 2 ore e mezza secondo me sono più che sufficienti per concludere la prima parte di Tomb Raider. Ci sta, ci sta, mi riposo un po' che non vorrei mi venisse un attacco di sonno, perché non vi ho detto ragazzi che ieri io e la mia ragazza guardavamo Bleach e una certa io mi sono addormentato, no? Di colpo tipo così. Cioè, non di colpo, mi sono reso conto che mi sono addormentato, ero così, chiuso gli occhi. La mia ragazza ovviamente mi chiamava, chiedeva come stavo, l'ho fatta preoccupare inutilmente. E quindi mi sono detto, mi sa che non devo andare più a letto tardi perché non mi fa proprio bene. Sì, una volta, più che invecchiare sto stancando proprio. Ho quasi 30 anni, Ormai sono adulto, molto adulto anch'io. Mi dispiace, amore, lo so. Non mi dire niente. Non mi dire niente, mi dispiace veramente tanto, tu non ne hai idea. Però sì, quando ho il sonno profondo proprio mi addormento come mio padre. Mio padre tipo non è che dorme solo sul letto, lui basta che ha una mano sotto la testa. Miglior cuscino mai realizzato nella storia umana. Cioè non se ne fa problemi, capito? Ok. Qua dobbiamo andare qui. Va bene. Benissimo. Ah, ci siamo, sì. Oh! Quindi mi stava buttando giù, maledetto. Mi stava buttando giù il gorillone. Mannaggia. Comunque, non so se lo sapete, ma quando voi giocate la Remastered, praticamente vi appare un disclaimer del fatto che in questo gioco ci sono messaggi razziali, interrazziali o xenofobici. Ragazzi, io ripeto, a parte il doppiaggio di Tomb Raider 3 non mi viene in mente nient'altro. Stanno un po' esagerando, secondo me. Ma io riesco ancora ad avere l'energia di quando avevo 18 anni, restando sveglio fino alle ore 4, causa loro patonie mentali, meno male allora. Beh, ognuno ha il suo carattere, c'è anche da dire, però io tipo, quando vado a letto alle 4 devo farmi necessariamente 8 ore di sonno, altrimenti non mi ripiglio. Non mi ripiglio, oppure mi sento proprio lo stomaco ingarbugliato, cioè fa rumori strani, non si sente male, si sente molto male, proprio ho lo stomaco infiammato, quando dormo poco mi si infiamma lo stomaco. Proprio un meccanismo mio, non sarà lo stress probabilmente. Una volta io qua mi dimentico che devo fare così per raggiungere il segreto. Bene. Benissimo. 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 Anche perché io sono una di quelle persone che ama il caffè ma non può berlo, perché se io bevo caffè impazzisco. Cosa assurda, ma impazzisco bevendo caffè. E mi fa incazzare sta cosa perché amo il caffè, proprio mi piace il sapore e la consistenza del caffè, ci vado pazzo. Ogni volta che bevo caffè o mi addormento come zio Mimmo nelle notti di Natale, tipo mi addormento di colpo, oppure divento la persona più nervosa, più nevrotica di sempre. Dipende proprio dal mood. Nemmeno diventa Mr. Hyde col caffè. Minchia, veramente. Infatti dovrei provare, cioè ho provato il caffè decaffeinato ed effettivamente funziona, perché è quello l'elemento che mi irrita. Solo che non ce la faccio, voglio il caffè autentico e quindi poi mi scasso i coglioni, non riesco a dormire, mi fa male la pancia. Tipo una volta, mi pare l'anno scorso, sì l'anno scorso, bevi il caffè proprio forte, un caffè proprio da macchinetta e verso orario di
verso orario pomeridiano, un bruciore di stomaco fortissimo, qua come se mi stessero trivellando lo stomaco, ansia, tremori, bocca secca. Ho detto: ma che cazzo mi sta accadendo? Mi sta venendo un infarto, sto morendo. Era il caffè, mi stava distruggendo, ero così stressato dai dolori che mi veniva voglia di urlare. Poi mi addormentai e mi dimenticai tutto. E il caffè mi fa proprio questo effetto: o mi fa male o mi fa bene, dipende da come lo bevi. Allora, dipende da come lo bevi, in che periodo lo bevi, se magari hai lo stomaco pieno o stomaco vuoto, perché ragazzi, non mi dite che il caffè fa bene, cioè nel senso, lo stomaco ne risente, perché è acido, il caffè è abbastanza acido come cosa, è un alcaloide se non sbaglio. E quindi niente, il caffè non ne posso bere, vado per bevande alternative. Bello, una bella Fanta ghiacciata in estate alle 9 del mattino. Bellissimo. Tu che bevi? Una Fanta ghiacciata, possibilmente con un pezzo di pizza di ieri. Minchia, le mie colazioni alternative. Tipo, la mia colazione alternativa preferita è crepe alla Nutella, quasi quasi me ne farei un po', con un bel cappuccino. Mi immagino una cosa del tipo la scena in cui Fantozzi va a vari attacchi di umore in continuo, e Fantozzi fa impressione. Sì, no, ma più che umore disturbato, proprio mi sento spaventato, mi irrito, divento nevrotico. È come mangiare i panzerotti a colazione, ma che esperienza mangiare i panzerotti a colazione, eh? Io l'ho fatto, ragazzi, non mi pento di niente. Panzerotti sono la vita, sono troppo buoni. Colazione proprio li digerisci, che è un piacere, con tutto l'acido gastrico che hai. Bello questo scatto. Fatemi cambiare un po'. Cioè, fa molto Matrix. Faccio uno screenshot. Faccio un altro screenshot. Oh, mi sto divertendo con la modalità foto. Mi sto divertendo con la modalità foto, proprio uno spasso. Benissimo. Andiamo avanti. Ok, qua c'è il secondo lingotto, perché dobbiamo prendere il terzo. Questa è la strada più lunga per prendere il lingotto, cioè il lingotto più difficile da raccogliere. Ok. Bene. Ci siamo. Motti, proprio li ho uccisi tutti i pipistrelle. Perfetto. Lingotto d'oro sembra veramente un lingotto d'oro. Ma sembrava tipo un pezzo di carta d'alluminio. I leoni non mancano mai. Miau! Gattacci maledetti. Comunque ragazzi, devo essere sincero, me lo sto giocando, mi sto divertendo un casino. Gli occhi praticamente si stanno rigenerando. Che per quanto mi piaccia la grafica PS1, guardare Tomb Raider remasterizzato, cioè proprio è come un colirio, no? Te lo metti negli occhi, ti passa il bruciore. Ti passa il bruciore negli occhi. È come se stessero dicendo: oh mio Dio, alta definizione! T'ho sognato per tanto tempo. E sei finalmente giunta a me. Ai ai ai. È la remaster di cui veramente tutti avevamo bisogno. Sono di questa opinione. Allora, dobbiamo prendere l'ultimo lingotto, trasformarli in oro, e in teoria poi siamo al penultimo livello della Grecia, la cisterna. Allora, vediamo un po'. Ok, terz'ultima e ultima. No, anzi, terz'ultima, corretto.
e ultima. Ma io voglio 240p Regetac di Return to Retro. Go back, I want to be Monkey. Non so se conosci il meme. Go back, I want to be Monkey. Reject humanity and become Monkey. Ai ai ai. Ferma, che qua è un attimo a morire, eh? Ah, ok, dai. Benissimo. Ogni volta sembra tipo un tipo, sei presente i dalmati che uccide Giacomo nel della Subaru Baraka? Proprio lo stesso rumore, lo stesso, identico. Assurdo, veramente assurdo. Scatasclunch, scatta, yeah, yeah. Scatacrunch. Ok, dai. Siamo vicini all'ultimo lingotto d'argento o di piombo in questo caso. Prendiamo il fucile a pompa. Minchia, il fucile a pompa è bello, bello che è. Veramente bello. Le animazioni del fucile a pompa sono diverse. Perché china un po' il culetto quando. Che strano. Vabbè. Oh. Maledetto, mi stava uccidendo. Meglio se salvo, va. Salva la partita. Sento puzza di morte imminente. Scataclunch. Ok. Dobbiamo adesso trasformare i lingotti da piombo a oro. E lo facciamo subito. Instantaneous Mount. All'altro mi sono accorto che la barra della salute ha una certa opacità. Quindi le hanno cambiate alcune cose. Questa parte. No, aspetta. Ah no, da questa parte, giusto. Ora voglio vedere Mida. Chissà com'è bella Lara quando si trasforma in una statua d'oro. Devo vedere sta cosa, anche perché sono sicuro si sblocca un trofeo anche lì. Cioè è una delle cose che fanno tutti praticamente. Non lo facciamo noi che siamo. Ok. Raccolto il medikit grande. Midas. Beh, effettivamente adesso ha le sembianze di una statua. Bellissimo. Barra di piombo. Vedete se si vede Lara mentre che trasforma la barra, no? Niente, si vede solo scintille e basta. Che piedoni che c'ha Mida, devo dire, eh? Ok. Il momento più bello, ora io salvo. E voglio vedere com'è Lara quando si trasforma in. Lo sapevo che era un trofeo. Guarda, 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 cambia anche faccia. Guardate la faccia di Lara, proprio impaurita. Bella però Lara Gold, eh? Niente, morta, morta. Bellissimo, 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 bellissimo. Hanno fatto bene. Sti mascelloni erano proprio pedicisti. Eh no, però se tu vedi proprio quella. Ah no, non ti ho fatto vedere. Se tu vedi quella originale è peggio, eh. Proprio sembrano. No piedi, sembra Bigfoot. Cioè, non ha manco le unghie. Guarda un po'. Cioè, il mio falegname con 30.000 lire lo faceva meglio. Guarda che differenza, vedi tu. Però le texture sono proprio rimasterizzate bene, eh. Cioè, sono quelle. Ma molto più definite. A voglia. No ragazzi, veramente
A parte qualche problemino, sta remastered è fatta con un certo criterio, dai. Allora, ci rimane l'ultimo medikit da raccogliere e poi possiamo attraversare l'ultima porta che ci condurrà alla cisterna. Chissà quanto tempo ci voleva appunto per rimasterizzare ogni singolo livello, ogni singola texture. Anzi, secondo me hanno fatto proprio questo. Piuttosto che rimasterizzare ogni singolo livello e controllare, avranno rimasterizzato le texture originali. Stata sbagliata Lara, complimenti. E poi il risultato è quello che appunto stiamo vedendo adesso. Molto dettagliato, le colonne appunto... Sì, ha voglia, le colonne sono tutta un'altra cosa. Sono un cilindro e un rettangolo, qua proprio sembrano colonne. Poi è strano vedere Lara con la treccia nel primo, perché appunto non ce l'ha per limitazioni di RAM. Mi sto divertendo tanto. Non so se la bimba mia è ancora qui con me, però grazie davvero. Ti amo tanto. Vediamo se si arrabbia. Non può essere... Mica mi addormento sulla sedia. E dai, oh, mamma mia, mi dispiace. Ok, prima e ultima. Prima e ultima. Peccato non poter lanciare tier 1 sotto MS-DOS. Beh, quello è proprio per i fan del vintage. Io l'ho fatto, Tomb X. E poi ti partiva il GW per praticamente una versione estesa dell'MS-DOS del runtime per l'extended memory, cioè praticamente è si chiama DOS 4GW, ecco. Ma mi sto ricordando, ho fatto confusione. DOS 4GW praticamente è, siccome MS-DOS oltre 640 kilobyte di memoria non può andare, hanno fatto una versione estesa che appunto per la memoria più grande, e questo ha permesso appunto la via di alcuni giochi. Allora, vediamo se riusciamo. Ci sono? Sì, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Pronto. Ah! Lo sapevo, un trofeo. Fan dei bug, tieni il medipack irraggiungibile. Lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Lo sapevo, me lo sentivo proprio dentro che sbloccavo un trofeo. Perché pensando, mi sono detto, cioè, stanno sviluppando una remastered. C'è questo bug, non lo correggono, e allora è un easter egg fatto di proposito. Cioè, quindi è proprio voluto, è una cosa voluta. E sono contento, ho fatto bene a insistere. Il mio cuore su Tomb Raider mi porta sempre nella strada giusta, a quanto pare. A parte le challenge, che vanno a puttana, ma quello lasciamo perdere, un altro discorso. Ok, allora, dobbiamo inserire adesso i 3 lingotti d'oro. Ci siamo quasi. Ah, qua la texture non è che è cambiata molto, eh. Sembra la stessa. Sì. Allora, lingotto d'oro. Bene. Bello l'effetto riverbero, ci sta. Bene. E poi l'ultimo medaglione. Lingotto d'oro. È andata, ragazzi, abbiamo concluso il livello Palazzo di Nida. È andata. Facciamo un salvataggio. Bene, torniamo a noi. È andata, sì. Usciamo, dai. Allora, cambiamo overlay. Dunque, ragazzi, il primo appuntamento con Tomb Raider Remastered si conclude qua. Opinioni in merito...
un'ottima remastered. Un'ottima remastered, sicuramente avrà delle migliorie in futuro, ma per il momento è un prodotto solido, perfetto, ben realizzato. Ha le sue feature, il suo perché, il suo prezzo è corretto. Giusto, è proprio per i fan di Tomb Raider non può mancare, non può assolutamente mancare, è una pecca proprio non giocarlo almeno una volta. E io non vedo l'ora di proseguire, di continuare, di andare avanti. E probabilmente lo faremo o lunedì o mercoledì, ma penso che lunedì ci dedicheremo a Kingdom Hearts perché lo devo terminare quel gioco lì. Detto ciò, io vi ringrazio per la vostra cortese, gentile e pacata attenzione. Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito, If, Loreta, Silvia, Daniele, poi Grongo, Christian, Alfio, Giuseppe, Devil, Deb, sì, ho dimenticato qualcuno? No, e If. E niente, seguitemi sul mio canale Telegram se avete voglia, se volete discutere appunto dei giochi che voglio portare, siamo una piccola community dove ci divertiamo con poco. Se avete bisogno di assistenza PS1, lo sapete, mi potete contattare su Vinted, su eBay o sulla mia pagina Facebook PS Service Official. Le repliche le pubblicherò sul mio canale YouTube, quella è un'altra cosa. E ci facciamo la boss fight con Ursula lunedì. Ma come la boss fight con Ursula? Ma l'abbiamo fatta! Di nuovo? No, ti prego, no. Ah, ecco. Madonna mia. È stato un parto quella boss fight, è stata veramente pericolosa per la mia sanità mentale, perché ma è frustrante da morire. Frustrante da morire, però vabbè, alla fine ci siamo riusciti. Però che dire, ragazzi, visto che poi non ci sentiamo più questa settimana, buona domenica, buona serata e buonanotte. Volevi, guarda che fascia, no, non esiste, io non me lo fascio di nuovo, non esiste. Ciao ragazzi, giocatevi Tomb Raider Remastered, e per chi volesse giocarlo in italiano su PC, tenete duro, perfeziono le ultime cose e rilascio la patch, non vi preoccupate. Un abbraccio, ciao, buonanotte, grazie. End of file.